qualche punto siamo? 94%. Allora, buonasera, caro Xanxus. Allora, l'ultima volta che ho giocato, mi ero bloccato contro il muro rappresentato dal tipo sul ponte, la battaglia del ponte. Quindi, come sono arrivato qua? Semplice, ho cambiato del tutto strategia. Quindi stavo pensando, eventualmente potrei provare a rifarla, la battaglia, per farvi vedere come ho fatto. Io ho paura di non riuscire al secondo tentativo, però vediamo. Mal che vada, bestemmieremo di nuovo insieme. Allora, il fatto è che tantissimi online hanno avuto molta difficoltà nel battere questo boss. E la strategia più utile non è quella di andarci come ci vai contro tutti gli altri nemici umanoidi, diciamo, perché ha un sacco di vita in più di quanta ne dovrebbe avere. Quindi l'unica alternativa che hai è sfruttare il territorio. Sfruttare il territorio significa che questi punti dove tu puoi effettivamente cadere, li puoi usare contro di lui. Quindi cambiando arma e mettendoci la nostra Kusarigama, che non ho usato quasi mai, faccio in stance alta un attacco molto rapido che costringe il nemico ad andare all'indietro. Indi per cui, nel momento in cui lui viene qua, noi dobbiamo attirarlo. Se non mi rompessi l'anima sarebbe meglio. E gettarlo in acqua. Esattamente così. Buonasera Brody, ben trovata. È stato molto più facile di quanto mi aspettassi. Perché praticamente l'attacco leggero col quadrato della Kusarigama è una serie di attacchi che ti sbalza all'indietro. E quindi è un modo abbastanza semplice per evitare. Guarda quante cazzo di morti di giocatori. Guarda quanti. I cittoni quelli belli? Pure rispetto a quello del nemico, è tostissimo. E siccome io non ho né il tempo né la voglia di mettermi a livellare, diciamo che come arma secondaria la Kusarigama si rivela essere abbastanza fattibile per quanto mi riguarda, nonostante usi delle statistiche che sono diverse dalla spada o dalla spada doppia. Che poi la spada doppia non le sto più usando, però ce le ho lì da parte, nel comodino. E quindi possiamo provare ad andare avanti con la storia con Castello del Nido di Ragno. Tutte le mie interiora tremano al pensiero di cosa si possa annidare qua. Però quello è un vestito figo. I Naomasa. Si racconta di strane creature che attaccano i viaggiatori sul monte Shigi. Se davvero si tratta di yokai, la presenza di maestro Anjin sarebbe di grande conforto. Lord Tori stabilirà personalmente se maestro Anjin è degno di fiducia oppure no. Cosa ne dici, maestro Anjin? Ci aiuterai? Ebbè, tipo la strategia che ho usato io con l'uomo del minigun di Bloodborne. Può essere, non lo so, Xanx. Nido di ragno, oh, questa sarà bella da vedere. Un po' meno da giocare. Sono con te.
Dai, proviamo. Proviamo. Allora, io però provincia di Yamato. Salve Kodama. Molto presto porterò altri tuoi fratelli a farti compagnia. Ci servono un bel po' di punti per il livello successivo, quindi per adesso dobbiamo andare così. Ah. Cominciamo subito? Dai, riderai di me su Fallout 4 con gli scarafaggi? Eh sì. Il problema è che gli scarafaggi sono la cosa minore, nel senso che per la prima oretta di gioco ne trovi, dopodiché gli scarafaggi sono andati. Madonna, ogni tanto diventa buio all'improvviso. Mi conviene accendere già da adesso, se no rischiate di non vedermi. Allora, questo posto. Oh no. Oh no. Stavo per dire, questo posto è un campo di battaglia. Ma come mai ci sono ragnatele? Non se ne hai la fobia. No, vabbè, fobia è un po' tanto per quanto mi riguarda. Cioè, a me fanno schifo gli insetti brutti, tipo appunto gli scarafaggi, i ragni. Però da qui a dire fobia è tanto, perché la fobia è proprio una paura incontrollabile. Io fortunatamente, che cosa sei? E che è anche difficile da ammazzare perché è piccolino. Bastardo. Però io posso fare l'attacco figo. Che ha lasciato doppi attacchi secchi. Vabbè. Ecco. Ok. Io se li vedo mi sento male. Allora ci avviciniamo un po' di più al termine fobia. Io fortunatamente. Dove? Dove? Eh sì, vabbè. Ah, mi rallenta. Bastardo. Allora, c'è un grosso problema. E il grosso problema è rappresentato da queste ragnatele. Vedete che il mio personaggio è molto più lento? Dobbiamo cercare di evitare di starci sopra. Grazie per la tua incommensurabile saggezza, gattino. Io però ho il panico del dover scendere qua, perché so che non appena lo farò ci sarà il finimondo, sicuro. Cerchiamo di raggiungere la zona più alta, sempre. E comunque. Munizioni fucile a micce. Ah. Dove siete? So che ci siete. Ragni schifosi, dove? Eh sì. Da dove? Ah, addirittura. Aspetta che ti venga a prendere. Oh, c'è un Kodama là sotto. Dopo passo a prendere anche lui. Ok.
Eccomi, bel Kodama. Meno male che ci sei tu. Ok. Dopodiché, qua è pieno zeppo di uova, il che mi mette una certa soggezione. Madonna, che schifo. Sì, che poi continuano ad andare avanti e indietro. Bastardi. Schifosi. E questi sono quelli grossi. Quelli piccoli sono paradossalmente più difficili da buttare giù. Perché la spada non raggiunge subito. Cioè, devi essere fortunato a creare l'angolo giusto per poterli prendere. Disgustoso, sì. Dai, questi sono minuscoli rispetto a quelli di Bloodborne. Lo so, però fanno schifo uguale. Allora, là vedo diverse uova. Uova. Bozzoli. Però non abbiamo alternativa se non proseguire di là. Eccolo, qua ce n'è uno. Meglio affrontarli uno alla volta, se possiamo. E dai. Cioè, sono talmente piccoli. Dio santo! Salve? Mi lasci perdere? Ok, ci sta. Fatto la nostra prima su Monster Hunter? Sì, ne ho fatta una. Sono riuscito incredibilmente a farne una perché mi sono trovato un team che non ha fatto. Non è riuscito a non fare mai. Non farle fare mai la supernova. L'emissione dell'oracolo. La quantità di ammrita. Per adesso va bene. Allora, adesso abbiamo perso, ovviamente. Intanto voglio cambiare anche con l'Akusarigama, che è abbastanza OP. Come avete fatto? Non lo so, continuavano ad attaccarla intensamente. E io stavo appresso a loro. Credo che avessero tutti delle armi sigillo anziano, può essere. Con un buon numero di sigillo anziano. Eccolo. Oh, parati, William. Ok, l'Akusarigama contro questi ragni riesce a tenerli un po' distanti. E non ci fa schifo come cosa. Ok, tu sei ancora là? E tu rappresenti un pericolo! E sì! Io stavo salendo e questo mi attacca ancora prima che arrivo. Vabbè. Riprendiamoci i nostri doggy. Ok, ragazzone. Però manco il tempo. E allora doggy, andiamo. Ma veramente? È bastato così poco? Vabbè. Il potere dei doggy. Nel frattempo stanno discutendo di cose importantissime, però io niente da fare.
Io ho preferito distruggere tutto ciò che era nelle mie vicinanze. Allora, diamo un'occhiata se ci permettono di darla. Che schifo. E dai. E dai, William, però. Pure tu. Dai, cazzo, sono talmente piccoli. Uffa. E che palle. Via. Ecco, ti pareva. No. Il boss sarà un ragno gigante? Sì, ho letto Haragumo. Haragumo mi pare sia un... effettivamente un ragno enorme del folklore giapponese, padre o madre, non lo so, di tutti i ragni. Quindi sarà molto simpatico se questo Haragumo effettivamente ce lo troveremo davanti. E tu pensi di potermi... di potermi fregare? Volevi... volevi fregarmi, ma io no. Allora, là vedo che c'è un altro... un altro tempietto dei Kodama, però... sarebbe troppo facile per me riuscire ad aprire questa porta, vero? E invece no. E invece no. E invece no. Molto bene. Abbiamo già 3900 Amrita? Minchia. Qua si può livellare abbastanza, eh? Di qua possiamo andare? No, questa porta si apre solo dall'altro lato. E va bene. Allora, stiamo attenti perché si annidano nei posti più impensabili. Ciao ciao ciaone! E buonasera Jack, ben trovato. Appena in tempo per vedere... questi ragnetti schifosi. Ok. Vediamo un po'. Mi devo ricordare per il crowd control. No. No. Sto provando un po' di mosse con la Kusarigama perché a differenza della katana posso provare, ecco, a fare delle, degli attacchi un po' d'area, diciamo, per poter affrontare più di un nemico. Solo che è abbastanza lenta. E sono anche più bassi della Kusarigama quando colpisce, quindi... sti stronzi... li devo affrontare forse con... con la spada? Ok. Stance bassa con la spada. A posto. Andata. Bella la Kusarigama. Sì, ho fatto vedere che là dove non arriva la spada, la Kusarigama mi aiuta parecchio. Anche contro quel boss che nell'ultima live alla fine mi stava dando un sacco di problemi. Ho fatto vedere a Xanxus e a Bloody prima. Un minuto con la Kusarigama e l'ho fatto cadere dal ponte. GG. Salve. E basta, basta. Che mi sputano addosso ragnatele. Vieni qua. Ok. Il bello della Kusarigama è che può raggiungere distanze che la katana non può neanche immaginare. Che cos'è? No, non di nuovo. Pa-pa-la-pa. Ecco. Abbiamo finito? Ah, sei stato tu. Bastardo. C'è un arciere. Cioè, la palla di Indiana Jones e l'arciere? Ma non c'è mai fine al peggio.
sì. Beh. Ah, il swag arriva fino là. Scusi? E allora? Che, non può passare da qua sotto? Oh cazzo, sì che può passare. Jesus. Eh no, no. Mi serve la katana che è più veloce. Oh, è bastardo. Voilà. A parte ragni, 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 ho dimenticato una cosa. Ragni! Eh beh. Ce la siamo dimenticata. Comunque, proseguiamo, sperando che non ci siano altre palle alla Indiana Jones per noi. Perché in realtà io spererei che non ci sono più ragni, ma sappiamo bene che questo mio desiderio non sarà mai e poi mai concesso. Perché sennò che Nio sarebbe? Yee, piccoli ragnetti! Grandi avventure. Maxi ragnoni. Maxi paure. Salve. Perry! Ho sbloccato un'abilità che quando finisco una combo col quadrato posso premere triangolo e dare un calcio che toglie un bel po' di stamina ai nemici. Ovviamente i boss se ne sbattono le palle di questo calcetto, però i nemici normali lo accusano abbastanza. Dove? Ah, eccolo là. Guarda come ti faccio un parry. Vieni qua. Vieni qua. Parry! Oh, Dio santo, però. Non puoi farmi fare brutte figure quando tento di fare il parry. Non puoi. Ecco. Ah. Allora, di là... ci siamo già stati? Direi proprio di no. È una zona che non abbiamo visto mai. Però mi conviene andarci? Io direi proprio di no. Visto che l'obiettivo ci porta da quella parte... eh sì, che paura. C'è un Oni. Kodama! Bello di papà, vieni, vieni a casa. Torna a casa Kodama. Ecco. Ripristiniamoci anche un po' di vita, già che stiamo. Allora, questo yokai è in compagnia di qualche insetto schifoso? Sì, sì, direi proprio di sì. Bam, mamma mia. E bada bam. Mamma mia. Allora, dicevamo, ci sono degli insetti schifosi? No. No, fortunatamente ce n'era solo uno. Allora, il toro scatenato. Talismano segna a posto, molto utile quando siamo a tavola. Perdonatemi, è uscita fuori veramente pessima. Di qua possiamo passare. Sembra che la porta sia chiusa. E cazzo? Mi sembrava troppo facile che potevamo andare direttamente qua. Quindi dobbiamo per forza calarci dove c'è lo schifo, giusto? Dammi le frecce. Yes. Allora,
Ed è qui che mi servirebbero i sensi da Witcher per poter vedere i nemici in giro. Però prima di scendere posso sfruttare un po' il fatto che sono in alto. Allora, di là la mappa continua. Geralt William of London. Meno male che una full combo li fa fuori i ragnoni più grandi. Per adesso. Allora. Andiamo in giro sempre con. No, c'era un Kodama! No, adesso voglio tornare su. No, vi prego, fatemi tornare su in qualche modo. Voglio prendere quel Kodama. Non l'ho visto, giuro! No, come cazzo ci torno su? Cacchio. Vediamo. Devo trovare una via alternativa per tornare su. Forse è facile. Oh, salve. C'è anche un altro Kodama qua. Ah, forse così ci abbiamo la shortcut per il tempio. Yes! Ci apriamo lo shortcut per il tempio. Benissimo. Però non facciamo la preghiera, perché sennò facciamo tornare tutti i nemici. E torniamo nel punto in cui dovevamo scendere giù. Così che almeno. Dov'era? Di qua, sì. Che poi sono stupido perché i Kodama sono l'unica cosa che viene effettivamente segnata sulla minimappa. E io proprio quella non l'ho vista perché sono talmente abituato al fatto che sia inutile la minimappa. Vieni qui, Kodama. Ciao. Ok. Adesso possiamo proseguire. Meno male che ho provato in tutti i modi a tornare indietro. Quindi abbiamo detto che di qua si torna dove c'è il tempietto. Qua in quest'acqua sono al sicuro. Là c'è lo schifo. Che cos'è? Hoshio Sadayoshi, ce la prendiamo comunque però. Qua c'è qualche altro Kodama? No. Qua c'è un po' di schifo. Buono a sapersi. Però io posso provare la mossa che mi ha insegnato Vergil. Che ne ha fatto fuori uno? Ok. Stance bassa contro i ragnetti piccolini. E si risolve tutto. Però se ci sono anche quelli grandi. Sorgono i problemi. Schifoso. Ma questo è particolarmente grande. Ok. Frammento di Iragumo. Zampa di ragno, beh. Che schifo. Martello. Vabbè. Martello Yariori. Io non so perché ho letto Kaori, quella di City Hunter. Che ogni volta picchiava il povero. Ryo Saeba col martello da una tonnellata. Che poi non, ancora io non mi spiego perché nella versione italiana Kaori e Ryo sono diventati Kreta e Hunter. Cioè è come se
È come se Dragon Ball, no? Go. Perché sì, perché doveva essere il nome della serie, quindi. Hai ricevuto il titolo Giustiziere di Ragni, che mi sembra più che giusto. Perché lei usa il martello? Sì. Quando lui fa il porco schifoso, lei usa il martello. Per picchiarlo selvaggiamente. Ora immagina il sostituto da William che fa la sigla. Il Toy. Toy sostituto da William. Sembra che questa possa essere aperta solo dall'altro lato. Merda. E noi però. Mi sto un attimo perdendo. Ma vabbè, lasciamo stare. È come se a te ti chiamassero Giuseppe. Sì. Ma almeno. È come se a me mi chiamassero IE. Perché il canale è IE Sports. No? Salve a tutti, sono passato a salutare. Buonasera Berserk, meno male che non si ferma con noi. Noi soffriamo con questi ragni enormi. Spero che... Eh sì, spero un cazzo. Stavo per dire, spero che non ce ne sono altri. Ok. Rea Morea Marta si impicca. Eh sì, giusto. Che poi nella versione originale com'erano? Sailor Neptune, Urano. No, Urano. Vabbè, quella rossa, verde e blu. Io non ho mai seguito Sailor Moon, quindi non so i nomi. Ah, questo yokai pensa di potermela fare. Questo yokai crede. Spera! E volevi Lezzo. Lezzo. Vieni qua. Lezzo. Lezzo. No, giuro. Ok. Qualcuno ha detto Makoto. Aspetta, chi è Makoto? Rei, Makoto e Minako. Sì, Makoto era Sailor Venus, mi pare, quella verde. Che non so perché mi piaceva più delle altre, però sarà perché il verde è il mio colore preferito. E poi usa i fulmini, quanto è figa. Io mi sto leggerissimamente perdendo, il che non è un bene. Non è affatto un bene, Nio, di merda. Oh, e questo? Jupiter, ah, Jupiter, madonna. Minako era Venus, ok. Vabbè, io, giustamente, non essendo cresciuto con Sailor Moon, non azzecco manco un nome. Fulmini di Makoto, fulmine di Pegasus. Anche i Cavalieri dello Zodiaco, sinceramente, mi piacevano. Come Dragon Ball. Forse c'è stato un periodo in cui mi piacevano più di Dragon Ball. Vabbè, però qua c'è lo schifo. Qua c'è lo schifo, quindi apriamoci più varchi possibili, perché mi sa che qua ce la daremo a gambe pesantemente. E qui ci viene in aiuto la nostra fida Kusarigama. Bugia. Dio. E che ci sono anche quelli piccolini a rompere le Dragon Balls. Ok. Quando ti attaccano in più di uno è difficile. Comunque. Che poi io sto seguendo un po' gli annunci che stanno facendo su Jump Force, che è il nuovo titolo crossover che uscirà o a fine anno o l'anno prossimo, in stile J-Stars, però fatto un pochino meglio, credo, perché c'è più gente rispetto a J-Stars. E hanno annunciato, attenzione, attenzione, l'ultimo annunciato, Pegasus. Che poi il vero nome è Seiya, non è Pegasus.
però sempre la versione italiana è quel che è. Cioè, è come se in un gioco di Tekken annunciassero Jin Kazam. Vabbè, cazzo, grazie che ci stava per forza. Fino ad ora hanno annunciato tutti i giochi che... Giochi. Tutti anime che si aspettava chiunque, tipo Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter. Stranamente l'hanno inserito quasi subito, Hunter x Hunter. E non mi hanno ancora messo in mezzo Gintoki. Potrei ritenermi un po' offeso. Però stavolta stanno mettendo tipo 3-4 personaggi delle serie più fighe. Hanno annunciato Yami Yugi. Questa è stata una mossa molto azzeccata. Infatti, molti pensavano che fosse un personaggio di supporto, ma io spero che non ripetano la stessa cazzata che hanno fatto su J-Stars. Cioè, i personaggi di supporto non devono esistere. O metti un personaggio e lo rendi giocabile, o non lo metti proprio. Supporto è un po' una presa in giro. Hanno messo Hisoka, vero, che è un'ottima aggiunta. Anche Kurapika hanno messo, però non si è visto quasi nulla se non in un piccolo trailer. Killua l'hanno fatto più figo. Killua l'hanno fatto molto più figo di J-Stars. Oh. E tu che vuoi? Vediamo se posso prendere l'unico corno. Non adesso, magari. Voilà. Kusarigama uncinata. Questa è più figa di quella che ho. Attenzione, attenzione. Kurapika, come funziona? Lui non può combattere. In realtà Kurapika è, da quello che ricordo, perché ho visto fino a dove sono arrivati con la serie del 2011 di Hunter x Hunter, Kurapika diventa incredibilmente OP contro quelli appunto della Brigata Fantasma. Si chiamava così, non mi ricordo. Quando non combatte contro quelli, è un tizio qualunque con delle catene. E vabbè, che poi, aspetta, mi sa che le catene non le può usare contro chi non è della brigata, quindi è un po' uno schifo. Però boh, vedremo come se la gestiscono. Se combatte con il suo nene, Anen, giustamente, qualcuno che non è il ragno fa puff. Ah, ok, quindi mi ricordavo bene, più o meno. Kusarigama, dove sta? Kusarigama... Io intanto stavo vedendo cosa abbiamo preso e che elemento hanno. Eccola qua. Impugnatura bassa. Era più figa quella che avevo prima, però davanti alle statistiche non si può disdegnare nulla. Io spero mettano molte più serie di quante ne stavano su J-Stars, e di quelle che mettono magari due o tre personaggi alla volta, anche qualche personaggio femminile in più, che porca miseria, su J-Stars ce n'erano proprio sulle dita della mano si contavano. Chiave dei cancelli del castello. Oh, finalmente. Possiamo andarcene. Forse. Allora, stiamo sempre attenti, perché qua, come possiamo vedere, non aspettano altro che una nostra piccola distrazione. Dicevo, per esempio, a me piacerebbe molto vedere un Gintoki serio, non a personaggio meme come l'hanno fatto in J-Stars, perché purtroppo il problema di J-Stars, uno dei problemi, era il bilanciamento. C'erano personaggi incredibilmente OP, tipo Rubber. O lo devo chiamare Rufy, se no la gente si triggera. Che come ti toccava eri finito. Ti poteva spammare la stessa mossa per mezz'ora e tu eri un uomo morto. E poi c'era Gintoki che, pur facendo quelle pochissime combo a sua disposizione, non toglieva nulla. Io spero che questa cosa l'abbiano sistemata in Jump Force. Il motivo
Chiaro Pir, dovuto al fatto che si era fatta una restrizione bella forte, appunto se affrontava qualcuno al di fuori del ragno, una catena sul suo cuore glielo trafiggeva. Ah, cazzo. Questo me l'ero dimenticato, grazie Jack. Pensa che su J-Stars Medaka non l'ultima forma. Medaka Box non l'ho mai seguito, però era simpatica Medaka da giocare su J-Stars. Poi mi piacerebbe anche poter utilizzare Kagura e Shinpachi, già che ci siamo. Che se vogliamo, male molto male, io, Sans, non ho il tempo materiale per fare ciò che vorrei. Io vorrei avere più tempo per fare tantissime cose, però purtroppo, lavorando, poi torno a casa. Il sabato e la domenica, cioè il sabato e la domenica, il venerdì sera e la domenica sera faccio le live. Purtroppo devo sistemare altre situazioni quando ho tempo e non riesco a seguire tutti gli anime che vorrei, a leggere quanto vorrei, a fare i video che vorrei. È un po' un casino. Ah, quindi si potrebbe scendere qua, però io ho paura, quindi evitiamo. Qua mi segna che c'è un Kodama da qualche parte. Probabilmente è sopra. Diamo un'occhiata. Ah, e tra l'altro qua possiamo riattivare la shortcut. Molto bene. Così ci siamo collegati a là, dove c'è poi il tempio. Ah no, forse è il tempio. Non è un Kodama, è un tempio. Vabbè. Ti dico che il suo potere è quello di completare e rendere più potente qualsiasi mossa. Basta che la vede o ne sente parlare, tranne per alcune limitazioni. Leggiamo noi per te. Però tipo io una lancia? A costo della tua vita. Ed è finita nelle mie mani. La lancia, che da generazioni era nella sua famiglia. Vabbè, io purtroppo vorrei leggere tanto di più. Ma nel senso libri. I manga no, preferisco gli anime ai manga. Allora, noi tecnicamente abbiamo preso la chiave. Tecnicamente abbiamo preso la chiave. Però quel cadavere mi diceva se seguo la pista troverò Dio santo dove sono. Oh no, cosa ho fatto? Oh no. Guardalo. No, allora, William. Vediamo quanti ce ne sono. Ci va? Là ce ne sono potenzialmente tre. Qua ce ne sono esattamente sotto quattro possibili. E là ce n'è uno grande. Io sono sicuro che nel momento in cui metto piede sotto mi attaccherà quello grande. Quindi devo cercare di farne fuori il più possibile di quelli piccolini. Invece quello grande è proprio quello che non mi ha fatto niente. Vabbè. Vale, copriti gli occhi, fai l'urlo del guerriero e vai avanti. Ok. E qua però rischiamo. Rischiamo perché non ho idea di quale sia l'uscita. E là ce n'è un altro. Cerchiamo di farli fuori singolarmente. Scusi? Non è che potrebbe scendere? Dio mio, che paura. Che paura. Ok. Ah, vuoi incazzarti, Vale? Certo.
Sto giocando a Nioh apposta, Xanx. Vieni qua, vieni. Allora, di qua vedo che ci sono un po' di situazioni brutte, quindi non vorrei essere qua. Andiamo di qua. Indovina sui server giapponesi di PSN in questo mese cosa c'è? Persona 5? In che senso nei server giapponesi? Col plus? Ma solo l'account giapponese? Ah, che tra l'altro mi avete fatto ricordare che mi scade la settimana prossima il PSN. Quindi me lo devo rinnovare al più presto possibile. Dio mio, meno male! Meno male che stavo in modalità pussy. Sempre costantemente imparata. Bastardi. Ragni infami. Oh. Sì, solo l'account giapponese. Ah, beh, allora ci attacchiamo al cazzo un po' tutti quanti. Non rosico poi così tanto, dai. Il mese prossimo potremmo avere Yakuza Kiwami. Ho sentito parlare bene a volte di Yakuza, però io provai uno all'epoca della Play 2, ma non mi piacque più di tanto. Vabbè. E niente, dobbiamo per forza andare di qua, ragazzi. Non c'è altra scelta. Lì c'è un Oni o uno Yoki, come lo vogliamo chiamare. E in quella direzione c'è il nostro obiettivo della missione. Ce l'avevi detto, Vale, nella live nostalgia canaglia. Ah, è vero, sì, vi ho fatto vedere più che detto. Ma stai fermo. Buono. E non riesco a prendergli il corno. Sì. Attento, William. Oh, ma perché non gli si spaccano ste corna di merda? Dai. Che è successo? Modalità pussy? Scusa, non ho resistito. Aspetta che attivo. Me lo devo rinnovare al più presto possibile. Dio mio, meno male! Meno male che stavo in modalità pussy. Sempre costantemente imparato. Ah, la cosa bella delle live è che faccio sempre tante belle figure. Non trovate? Non ho sentito a fare la clippo. Ah. Pensa se avevi il VR. Madonna, no. Tutto tranne il VR, ragazzi. Sento la presenza. Sento la presenza di qualche Kodama. Eccolo là. Qualcuno ha appena detto Yok. Perché? Vabbè. Abbiamo portato quel Kodama a casa. Però noi stiamo molto 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 attenti, che qua vedo che ci sono un po' di brutte cose. Venghi, venghi. Che paura! Eh no, ci sono anche quelli piccolini. Eh no.
No. No. Oh, quelli piccolini sono andati. Yes. Muori male. Frammento di Hiragumo 3. Ho molta paura per ciò che troveremo più avanti. Sappiatelo. Ho tantissima paura. Che cattivo è il ragno grande? Un bel po'. Un bel po'. Allora. Stiamo sempre molto attenti perché potrebbe caderci in testa qualsiasi cosa in qualsiasi momento, come abbiamo visto nella clip. Là ce n'è uno che se non fosse che si muovono leggermente non riusciresti neanche a notarli quando sono in mezzo a tutto. Qua ce n'è sicuro almeno uno. E infatti, vieni, vieni. Con la stance bassa non mi fanno paura. Ok. Allora, andiamo di là. Perché di qua proseguiamo verso l'obiettivo. E io non mi sento ancora psicologicamente pronto. Vale, lei c'è per finire le lunastre stasera? Ma io ne dovrei fare altre due. Cioè, due lunastre tutte insieme è tosta. Ma ci posso pensare. Mi spiace, sto atterrando con l'umore. Che è successo, Jack? Non atterrare con l'umore. Pensa alle cose belle della vita. Lo sapevo, bastardo. E nonostante io lo sapevo, me l'hai fatta. Poi pensiamo alle taglie settimanali. Ma non dovrebbero dare niente di che con le taglie settimanali. O mi sbaglio? C'è un'uscita? C'è un'uscita? Oh sì, ti prego, dimmi che è un'uscita questa. Dai. Dai che abbiamo hackerato il sistema. Sì! Libertà! Libertà! E però dove sono finito? Se le completi tutte ti danno la stampa oro per creare le gemme. Ah, ok. Dove sono? Visto che sono uscito da quell'incubo, se ci sono delle shortcut io vorrei attivarle. Andiamo a farci un giro. Che cos'è? Qualcosa di brutto stava accadendo là. Qualcosa di molto brutto e sbagliato. Ok, non andiamo di là. Allora, noi siamo arrivati da qua. Ricordiamoci. Che è successo? Vale, il solito scout e lavoro che cozzano. Io voglio che coesistano. Purtroppo a volte non ci è dato scegliere, Jack. Purtroppo a volte la coesistenza non è possibile quando i fattori non dipendono totalmente da noi. Comunque, prima di avventurarci di là, facciamo fuori, se possibile, quel teschietto. Ma temo non sia possibile perché noi di là non possiamo uscire da nessuna parte. Quindi, a malincuore, torniamo giù. Così finiamo di esplorare giù, ammesso e concesso che ci sia altro
da vedere. Lo so, sto rischiando. Perché più rimango qua, peggio è, però. Sei a Doriggio, praticamente dove abito io. Oh, che bel posticino, molto accogliente, grazie. In realtà è possibile, kind of, ma vuol dire lo sforzo sovraumano. Fai un'analisi, vedi un po' se ti conviene oppure no. La rima non era voluta. Qua c'è qualcosa di brutto? Allora, visto che questo, se ci piomba addosso, ci fa tanti danni, vediamo se gli facciamo più danno noi. Abbastanza. Cioè, non è vero, l'abbiamo solo costretto a scendere, però. Abbiamo sprecato una freccia e tu pensavi che non ti vedessi, vero? Tu volevi. Io adesso non mi fido più di nulla in questa caverna. Non mi fido più di nulla. E infatti... Scendi giù, brutto bastardo. Vedi, loro ti attirano con i tesori, ti attivano con le robe per poi buttarti addosso dei ragni schifosi. Bastardi. Ah. Ok, quindi... La caverna non nascondeva... Non nascondeva null'altro. Quindi possiamo risalire. Vabbè. Almeno abbiamo visto che non c'è motivo per noi di tornare qua sotto. Ancora non è confermato che sono assunto. Queste sono paranoie preventive. Ah, beh, vabbè, certo. Anch'io sono dell'opinione che si canta vittoria solo quando ormai le cose sono fatte. Di là c'è una shortcut che possiamo attivare. Ci sei anche tu, eh? E allora allontaniamoci parecchio. Non l'abbiamo aggrato? Eccolo là. Ehi, 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 torna qua. All'ultimo. All'ultimo, mi stava per prendere. Vabbè, adesso possiamo affrontarti con calma. Le sto facendo adesso solo per evitare casini. No, vabbè, ma fai bene. Ok, quello là in alto ancora non mi vede, per mia fortuna. Qua non c'è nulla. Ah, ecco. Qualcosina qua c'è. Però... è tutto bloccato. Quindi mi stanno dicendo a gran voce di andare dove non posso tornare indietro. Molto bene. E molto bene vuol dire vaffanculo. Nel caso ve lo steste chiedendo. Ok, vuoto. Vuoto. Sorpresina. Ok, diamo un'occhiata da queste parti. Però prima questo lo dobbiamo far fuori. Si sarebbe rivelato molto fastidioso, secondo me. Là c'è un ragnetto schifoso. Di qua ci possiamo calare? No, possiamo buttare giù. Anche meglio. E di là c'è un santuario Kodama.
Ah, quindi abbiamo. Ma questa zona l'avevamo già visitata, mi sa di sì. Sì. Qua è da dove poi effettivamente si arriva al santuario. Ok, quindi abbiamo. Il mio telefono che chiama, un attimo solo. Pronto? Pronto e chiude. Vabbè. Mi spiace per te. Numero fisso da Napoli. Xanxus. La smettiamo di farmi le chiamate minatorie. Comunque non so se avete potuto sentire la suoneria. Vabbè. E bravo Vale. E beh. Your last surprise. E certo. Adesso ve lo devo far vedere però. Un attimo solo. Allora, c'ho il telefono qua in carica. Dai, dannazione, mi hai scoperto. Xanxus, caro mio. Allora, ho deciso di fare il telefono più o meno a tema persona 5. Quindi ho cambiato lo sfondo, che è questo qua. Jack sicuramente riuscirà a vedere che è. È il caricamento più o meno di quando passi da un giorno all'altro. Perché gli altri con i personaggi non mi piacevano più di tanto. Questo è più anonimo, mi piace di più. Come suoneria delle chiamate ho messo la surprise. E come suoneria dei messaggi di WhatsApp ho messo il ringtone di quando praticamente ti arrivano i messaggi sul cellulare di persona. Solo che non posso farvelo sentire perché mi sa che Bloody non sta seguendo. Vabbè, appena arriva mi faccio mandare un WhatsApp e lo sentite. È molto carino, mi piace molto. Di solito lo metto silenzioso per non disturbare, però. Prima o poi ti troverò Vale. Porterò Jack e ti daremo tante Mambo Kids. Giusto. E mi sembra giustissimo. Ok, quindi non c'è bisogno che io vada di là a questo punto. Cioè, in realtà potrei andare di là semplicemente per prendere l'amrita che fino ad ora ho collezionato. Però stiamo molto attenti che qua, come possiamo vedere, siamo pieni zeppi di ragni. Ah, tra l'altro là c'è un poveraccio che non abbiamo controllato prima. Adesso ci andiamo. Sì, vabbè. Fai quel che devi. Ok. Martello? Perché sto trovando martelli come se non ci fosse un domani? Che a me i martelli non mi può fregare di meno. Salve, con calma. Ok. Quindi tecnicamente adesso potremmo proseguire, no? Abbiamo trovato la chiave. Allora, possiamo salire di quasi due livelli. Molto molto bene. Ora dunque, cosa aumentiamo? Potremmo aumentare corpo. Ma non ci conviene momentaneamente. Io mi aumenterei spirito. Perché vedo che lo spirito fa un sacco di danni. E magia. Il prossimo livello. Persona ti ha fatto male, Vale. Come lo farà a me un giorno? Non fa bene. Un giorno capirai, Xanxus. Ma non è questo il giorno. Ok, adesso. Ah, fammi vedere. Ma se adesso io. Ah, no, non mi conviene andare di là. Siamo
Se adesso io lascio per arrivare di là, chi mi trovo contro? Quello che sta là sopra pure. C'è l'arciere che mi può rompere le balle, perché è un arciere di merda. Adesso Vale dovrebbe farsi gli altri persona. Ma gli altri persona non credo di riuscire a recuperarli. Non credo. Ok. Quindi noi da qua mi pare che dovevamo salire per arrivare. Salve. Lei chi è? Cosa vuole da me? Dicevo, la Kusarigama ci viene in soccorso quando la spada non è abbastanza. Però mi ha tolto comunque abbastanza. Buonasera a tutti, buonasera a Ted Must, ben trovato. Emulatore Vale. Ah, giustamente. E poi finalmente gli Shin Megami Tensei. Ah, ecco. C'è lui. Oddio santo, cosa succede qua? Andiamocene via. Via, via, via. Lontani, lontani. Dai, finisci tutta la stamina. Bravo. Voilà. Dai, Vale, su eShop di Nintendo hai un bel catalogo di Shin Megami Tensei. Ah, a proposito, Bloody, gentilmente mi mandi un WhatsApp. Devo far sentire il mio ringtone di WhatsApp. Vediamo se riuscite a sentirlo. Non è molto saggio muovermi mentre sto qua con una mano sola, però con un bel 40 euro te ne prendi un po'. E cacchio. Non so se si è sentito. Ti arriverà prima o poi. Prima o poi. Tanto per sapere, che cosa mi ha mandato Bloody? You never see it coming! Va bene. Sentito, ecco. Sono diventato un fanboy. Maledetto persona. Ma là c'è un ragnetto schifoso. È bastardello. I'm a genius. Beh, la genialità va premiata. Che cos'è quella roba là? Nulla con cui voglio avere a che fare, sinceramente. Vabbè, buongiorno però. Dopo mezz'ora si è ricordato che io stavo qua. Qua ci sono altri schifi? No. Oh, e la Kodama? Vieni con me, Kodama, se vuoi vivere.
Allora, facciamo molta attenzione, che qua possono esserci sorprese ovunque, e non in senso positivo. Che cos'è? Abbigliamento Yusha? Yosha Waragi? Che cacchio è? Scusa. Vediamo. Waragi. Ah, però armatura leggera sempre e ha un bonus difensivo più alto. Se trovo gli altri pezzi di abbigliamento Gyosha Waraugi, e allora mi cambio tutto. Però per adesso mi tengo quel che ho, perché mi dà dei bonus avere tutti i pezzi del guerriero dell'ovest. Colpiscilo e ti arriva un mega ragno contro, ma se lo uccidi ti dà un oggetto. A te la scelta. Colpiscilo cosa, scusami, The Must? Mi sono un attimo perso. Ah, forse intende quello là. Oddio, troppo vicino, troppo. Aia, troppo vicino. Troppo vicino, troppo vicino. Lo sapevo. Dio, lo sapevo. Vale versus Mega Ragno. Avrei dovuto usare i doggy. Avrei dovuto usare i doggy. Me ne pento amaramente. Allora, dove era? Da quella parte. E adesso si rascia. Si rascia per la vita. Dai, William. Andiamo, William. Dai, William. Veloce. Mi sta inseguendo il ragnetto? Sì, mi sta inseguendo il ragnetto. Ok. Lo so. Lo so, i ragni. I ragni, i cani. Eccoli là. I miei bellissimi doggy. Rush per i doggy! Via, corri, William! Oh no, cosa ho fatto? Ah, fortunatamente non... non mi rincorrono fin qua. Ok. Usali sempre i cani quando puoi, tanto si ricaricano velocemente. Sì. E che purtroppo non avevo notato che mi tolgono più di metà della vita. Silenzio, adesso ti farò una proposta che non potrei rifiutare. Qua. Muori o muori. Ecco la proposta. Che cos'è? Abbigliamento Gyosha Hakama. Quindi si è respawnato quel tipo che mi dà l'abbigliamento Gyosha. Vediamo com'è la cama. Però la cama che cos'è? Il petto? Sì. Però un po' meno forte di difesa. Quindi niente. Non per adesso. Le big citazioni di Vale? Ci credi che non mi rendo neanche conto di quali citazioni ho fatto? Sono talmente andato. Vieni qua, marrano. Doggy, a voi! Dai. Ok.
Ok, abbiamo capito che non se la stanno passando bene in questo castello. Ah, padrino, giustamente. L'offerta che non si può rifiutare. Solo che io mi sono reso conto che di qua non proseguiamo. È un'uscita morta, quindi dobbiamo fare il giro. Dobbiamo fare il giro e molto probabilmente arriveremo in uno dei punti dove c'era una porta bloccata. Però di qua andiamo verso la morte, quindi no. Allora, forse dobbiamo andare... tornare sui nostri passi di qua. Ori, William! Qualcosa ci insegue? No. Dicevo, forse dobbiamo andare di là. Ma prima... ah, ci mancano 2000 punti. Nemmeno. 1100. Vabbè, li faremo. Allora, qualcosa mi dice che il palazzo... altro messaggio. Che è sempre Bloody. Che ha manie di protagonismo. No, non è. Ok. Allora. Andiamo. Vieni, vieni. Meno male che esistono le varie stance, se no qua... ah. Palazzo e ti parte la suoneria di persone. Figliolo mio, ti pare che posso romperti le Dragon Balls così? Vabbè... oh no! Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Mi ero dimenticato. Mi ero totalmente dimenticato. Mi ero completamente dimenticato. Vale, ha un po' rotto i messaggi, senza offesa. Se vuoi, li disattivo. Ma non adesso che sono in una situazione... pericolosa. Ora forse sì. A posto. Quindi veniamo a noi. Buono. Ah, Dio. Però mi ha tolto meno di quanto mi aspettassi. Ok. Ok, ok. E i doggy sono quasi carichi. Piccola curiosità, nel Q tu affronti Elizabeth che fa da guardiana alla Velvet Room. Lei usa tutti e due contro di te? Tutti e due che? Così per fare equilibrio? Vabbè. Sono un attimo confuso. Messiah e Thanatos. Ah, due persone. Ok. E io credo che ci stiamo avvicinando al palazzo. Quindi stiamo particolarmente attenti. Buongiornissimo. Vale, usa anche lei i tuoi persona definitivi. Oh mio Dio, no. Oh no. Oh no. Dove? Dove? Ah, eccolo.
Cioè, capite quante OP la Kusarigama per quel singolo attacco? Quando riesce a beccarlo, sono danni infiniti proprio. Vieni qua. Abbiamo fatto fuori anche il ragnetto piccolino. Ok. Poi c'è Theodore che lo fa pure lui. Ma non so chi siano. Chi è Theodore? E non è quella la cosa più OP della Kusarigama, ma un altro attacco che credo di aver visto qual è The Must, solo che non posso ancora prenderlo. Ma lo farò. Oh, se lo farò. Kodama! Che bello vedervi. Però stiamo attenti che non si sa mai che altro c'è da queste parti. Andiamo a livello successivo. Mi pare che abbiamo fatto tutte le missioni opzionali. Quindi proviamo ad aumentarci ancora un po' la magia. Che la magia Omnium è abbastanza OP. Anche quella. Soprattutto contro i boss. È l'unica cosa che può aiutarci un po'. A parte lo spirito quando ce l'hai. Quali sono tutti i guardiani della Velvet Room nel 3? 3 portable, 4 e tutti i miglioramenti del 4. Minchia, quanti ce ne stanno? Pensavo ci fossero solo le sorelline. Quelle del 5, per intenderci. Qua c'è un percorso montano che ho paura ci porti a morte certa. Calati. Ma dove stiamo andando? Magia Omnio e i ninjutsu sono fortissimi. Alcune cose sbilanciano il gioco. E io miro, ovviamente, a sbilanciarlo il più possibile. In modo da compensare la mia capacità lacunosa. Dove? Sì. Meno male che cammino sempre col culo parato io. Vieni, vieni. Allora, stiamo incredibilmente attenti. Io ho paura che nel Q2 tu debba affrontare Elizabeth, Theodore, Margaret, Caroline e Justine. Può essere. Non vedo perché no. Xeroline. Vabbè. Allora, qua c'è un maledetto. Esatto. Vieni, vieni, vieni. Che fa? Caroline, sì, ma sei da solo contro 5 guardiani di Velvet Room. E buona fortuna. È stata una bella battaglia. Qua ci apriamo una shortcut per dove? Non mi è nuovo questo percorso. Però non ho voglia. Non ho voglia di esplorarlo. Proseguiamo. Aia, qua c'è un altro ragno enorme. C'è un altro. Prima ancora che potessi dire qualsiasi cosa.
Ce ne sono altri che vogliono assaggiare la mia lama? Grazie, doggy. Meno male che i doggo c'è. Frammento di Hiragumo 4. Ma quanti frammenti stanno? Ho la netta sensazione che dobbiamo esplorare per forza per trovare tutti i pezzettini di Aragumo. O Arigumo, madonna, non mi ricordo. Quindi dovremo comunque andare di là, eh? Vabbè, affacciamoci. Vediamo che succede. Salve. Perché Vale vuoi fare il parry e finire con queste belle figure? Perché? Mi pare fossero 5 frammenti. Dovrei averli trovati tutti. Se sono 5. Salve. Vabbè. Ok. Ok. Ah, là c'è uno di quei simpatici scheletrini. Ok. Allora, qua c'è... c'è un cadavere, ma è troppo semplice. C'è qualcosa che vuole uccidermi? Sembra di no. Molto strano. Vabbè, ho preso una cosa che non mi serve. Vabbè. Di qua non si va da nessuna parte. Com'è stata la battaglia con le gemelle, Vale? Più facile di quanto mi aspettassi. Perché avevo il persona geneticamente modificato. E poi avevo Ryuji che buffava l'attacco. E dopo aver buffato l'attacco si auto-buffava per caricare al doppio la potenza dell'attacco fisico successivo. Il mio personaggio che faceva la stessa cosa. E poi, se non sbaglio, avevo Morgana che curava tutti. E forse Yusuke? O Makoto, non mi ricordo. O Han, no, Han, che faceva l'attacco super super OP. Le do un consiglio, si guardi sempre in alto da ora in poi. Nod must. Ho già preso questa... ho già adottato questo sistema da prima che arrivassi, ma ti ringrazio comunque per avermi ricordato. Con i ragnetti piccoli ho capito che devo andare di stance bassa, perché se no non li faccio fuori né ora né mai. Hello boy! Ciao Pollas, ben trovato. A che difficoltà, Vale? Media. Non ho voluto fare difficoltà massima perché non volevo smadonnare. Anche perché nessun trofeo richiede la difficoltà massima su persona, quindi chi se ne frega. Non mi voglio così male. Torna a casa Kodama. Ciao. E noi vediamo dove ci conduce questa simpatica grotta. Forse è un'altra entrata per dove siamo scesi prima. Forse, lo sapevo. Lo sapevo. All'ultimo, ma t'ho visto. T'ho visto. All'ultimo. E dai, però, William, collabora, cazzo. Qua mi sembra che è dove siamo stati prima. Se...
Mi sa proprio di sì. Oh bene. Oh bene. Ma che bello. Beh, addio. Se ci sono già stato è inutile. Completamente inutile. Eh sì, perché noi ci eravamo caduti da un buco in quella caverna e avevamo trovato l'uscita con la scala. Ma non avevamo mai trovato un'altra entrata. Quindi adesso sappiamo che è tutto collegato qua. Bene, ma non benissimo. Qua. Mi sa che c'è un altro ragno gigante da qualche parte di là. Se mi sa proprio di sì. Qua. Oh, anche qua c'è qualcosa. C'è un frammento di ragumo lì sotto. Ma mi pare che ce l'ho. Oggetti. Ci sono degli oggetti chiave? Eccoli qua. Ecco, un frammento di hiragumo. 1, 2, 3, 4 e 5. Ce li ho tutti se sono 5. Quindi tecnicamente potrei andarmene. Quindi, visto che abbiamo capito che non ci interessa andare da quella parte, perché torneremo indietro di fatto, torniamo su. E vediamo. Esattamente, noi eravamo qua. E vediamo che cosa ci può attendere da queste parti. Qualcosa che mi vuole uccidere? Ormai quando vedo questi cadaveri lasciati là da soli, ho paura. L'ultimo si prende poco più avanti. E vabbè, dai. Lo scopriremo subito. Allora, là c'è un cadavere. C'è la tomba di un povero uomo. Un certo 778. Che è stato abbattuto da un monacaro. Ottimo. Ottimo, fantastico. I monacari io li adoro. Eccolo là, in tutta la sua bellezza. Monacaro di merda. Vieni, vieni, monacaro, vieni. Finalmente a casa. Bentornato, Bert. Ok, abbiamo ripulito la zona. Oh! Quello là vuole farci del male. Quindi, mentre siamo in guardia, diamo un'occhiata a cosa ci circonda. Tutto sembra tacere. Però là dentro c'è lo schifo. C'è lo schifo, quindi. E anche qua non scherziamo, però, eh. Anche qua non si scherza. Vabbè, facciamo fuori l'arciere, così. Se dovessimo tornarcene di qua, siamo a posto. Ok, sembra che non abbiamo triggerato nulla. Va bene. Si è perso i ragni, Bear. No, no, li ho visti quelle merde. E la cosa simpatica è che non abbiamo ancora finito. Non siete contenti? Cazzo, quanti? Voi mi attaccate o devo aspettare di fare un passo falso? No, e allora cerchiamo di farli fuori uno a uno, quelli più piccoli.
Vuoto. Sorpresa. Ok, torniamo a noi. Vuoto. Sorpresa. Ok. Vuoto. Li aggiri tutti e usi i cani. Fai prima. Tu dici? In effetti. In effetti potrei andare direttamente dal ragno gigante. Aia! Cani! La mia furia! Stando power! Stando power! Aia! Vuoi vedere che questo ultimo piccolino mi ammazza? No, No! Mi rifiuto. Mi rifiuto. Oh, Kodama, ti ho spaventato? Che cosa? Ce ne stanno ancora? Davanti a noi, qua da qualche parte vicino, ci dovrebbe stare Hiragumo, che è colui... Ah, frammento di Hiragumo 6. Mio Hiragumo. Dicevo, Hiragumo, Madonna, quel nome. Sì. Hiragumo dovrebbe essere nel folklore giapponese il dio ragno, quello che dà origine a tutti gli schifi che abbiamo visto in questa live. E che quindi, come boss, è quasi assodato, secondo me, che ce lo ritroveremo contro. E Vale, le gemelle in Merciless? Non si Cosaxans. Non le ho fatte? No, non ho voluto farle appositamente. E dai! Vabbè, siamo vicini al santuario. Siamo molto vicini al santuario. Guardiamo il lato positivo. Ah, cazzo, giusto, il Monacaro. In alto sempre, guardarsi in alto, Lo so. Chiamalo Francesco al posto di Hiragumo. No, chiamiamolo Vomito. Che è una rappresentazione fedele di cosa mi ispira. E poi è proprio qua. È letteralmente qua davanti a noi l'obiettivo della missione, quindi... E bastardo, non ti avevo visto. Perché sei posizionato in una maniera... assolutamente infame. Ma sono sicuro che tu lo sai. Sono sicuro che tu lo sai che sei posizionato da figlio di Ndrocchia. Benissimo. Oh, adesso mi muovo così. Adesso mi muovo così. E chi se ne frega? Aspetta, ma... Ma qua quindi non c'è un obiettivo? No, c'è un altro santuario dei Kodama. Perché? Può essere aperta solo dall'altro lato. Ah, ok. Scritto male, scusate. Che cos'è? You'll never see it coming. Ecco. You'll never see it coming. Quello era l'unico in alto? Non mi fido. Non mi fido. Non perché non mi fido di Ted Must, non mi fido del gioco. Ceneri consacrate.
Allora, andiamo a dare un'occhiata se ci sono altri ragnetti piccolini. E dai. Volevo fare il doppio parry. Questi parry mi uccideranno prima o poi. Come hanno già fatto. Dicevo, cerchiamo altri ragnetti piccolini, in modo che possiamo ricaricare i doggy con le loro morti. Vieni, vieni, vieni qua. Che vuoi? Cosa volere tu? Tu venire. Cosa c'è ad attendermi qua? Nulla, ok. Questo la si potrebbe scaricare e montare. Se volete, ragazzi, fate pure. Cioè, in realtà potrei farlo tranquillamente io. Solo che ho già in mente una cosa da farvi vedere nel prossimo video di Skyrim, che spero non mi blocchino per il copyright. Ma se tutto va bene, dovrebbe vedersi. Ok. Un bel elisir tanto per gradire. Oh, cosa si è attivato? Ah. Quanto siete brutti? Quanto? Da 1 a 3 milioni. Quanto? Ok. Abbiamo i doggy. Gioite. Abbiamo i... Abemus doggo. Doggos. Ma tecnicamente possiamo cadere di qua? No, ci conviene fare il giro. Settimana prossima è Monster Hunter sul canale. Oh. Sono contento per te che non scleri con Crash. Se usi la stance bassa non li fai nemmeno attaccare. Sì, infatti. L'ho scoperto provando. Ah, là c'è un Kodama, però non mi fido. Però non mi fido. Che cosa... Cosa si frappone tra me e il Kodama? Mo spaccano i muri, spaccano tutto. Ah no, non riesco proprio ad arrivarci di qua. Ah, ok. Intendevo sul tuo canale. Ah, ok, il video del martedì dici. Sì, tocca a Monster Hunter, sì. Allora, devo capire un attimo. Dunque, se io vado di qua, piano, dovrei trovare... Non mi fido. Prova a spaccare le assi. Non credo funzioni, perché è difficile che su Nioh ti crei dei percorsi alternativi spaccando robe. Devi passare dal santuario per arrivare dal Kodama. Ok. Oh, che belli che sono. Siete belli, siete. Quanto abbiamo? 53.000, Madonna. In questo posto si livella abbastanza, però, eh. C'è da dire questo. Aumentiamoci la magia Omnio. Oh, aspetta, ma qua c'è una scala. Che forse non mi conviene usare perché mi schippo tutto quello che c'è di mezzo. E io voglio vedere cosa c'è di mezzo. Più o meno. Non voglio vedere i ragni, però. Parababà, you never see it coming. Addio! Mi ero dimenticato di lui. Ma dai, William.
William, porca Eva. Lo sapevo che fai il coglione. Vabbè. La scala la usi? Adesso devo recuperare un attimo i doggy. Mannaggia. Perché? Perché ho dovuto cambiare proprio adesso? Buoni. You never see it coming. You see that my mind is too fast for eyes. You've done it. Allora, usiamo la scala come ci dice The Must. Ah, siamo dall'altro lato di dove c'è il ragno. Ok. Magatama. Stiamo sempre attenti a cosa ci cade addosso. Kodama! Vieni qua, bel Kodama. Ciao, Kodama. Ok, e andiamo a vedere cosa si nasconde da questa parte. Non si nasconde nulla perché era l'unico modo per arrivare al Kodama, ma più di questo non c'è nulla. Bene. Non siete contenti? Di qua posso aprire qualche shortcut? No. Però apriamo. Cosa abbiamo? Del sake, ci possiamo umbriacare. E riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Io spero che il boss non abbia ragnatele ovunque, anche se ci scommetto che le avrà. Se no, il bello dov'è? Se no, il bello dov'è? Ok, questa è la stanza del boss. Preparatevi a passare dei guai molto grossi. Dei guai molto grossi. Botte da orbi. Good luck. Speriamo. Grazie. Ma che cos'è? Ma è una donna? Oddio. Spider Dance. Undertale. Oddio no. Oddio no. Partiamo malissimo. Addio no. Proviamo a usare subito i doggy. No, no, William. Madonna. Ma è fortissima questa. Però vabbè. Però c'è la schiena che ha una parte giallo brillante. Ma è Muffet, esatto, Jack. Giallo brillante dovrebbe voler dire che è un suo punto debole, se non sbaglio. Quindi se io riesco ad aggirarla in qualche modo, non ho idea di come, potrei forse riuscire ad abbatterla. Yes, e lì dietro fai più danni. Quindi dovrei approfittarne forse quando cerca di prendermi per mangiarmi. Ok. Proviamoci. Ah, già che non ho i doggy. Vabbè. Vediamo come va. Cioè, ce li ho ma non sono caricati. Adesso... Ah, fatto male, eh? Oddio. Oh no, si copre.
si sta coprendo la parte debole. Ok, la strategia quindi è danzarti intorno. Ti danzerò intorno. Va bene. Ehi, non provarci. Oh oh! Corri, William! Oh! Vai, William, adesso! Ah! Dobbiamo sempre evitare i punti dove diventa difficile muoversi. Corri, William! Ok. Vabbè, quanti colpi... Quanti colpi mi fai, però? Quanti? E il terzo? No? Oh, no, mo stanno diventando un po' tanti i punti. Dai, prova a prendermi di nuovo. Wow. Ok. Ah, Dio. Attenzione alle ragnatele a terra, William. Attenzione alle ragnatiles. Beh, oddio no. Sta spammando le robe che mi rendono più lento. Sì, vabbè, poi. Ah, Dio. Bravo, William, bravo. Ah, no. Andatemi i doggy. Oh no, era troppo distante. Mi sa di sì. Andate, doggy. Bravi, doggy. E adesso tocca a me. No, bugia. Ah! Doggy, andate. Pensateci voi. Yes. Stand up power. E bravo. E grazie, Jack. GG, vale, grazie. Inchino. Inchiniamoci tutti di fronte. Vabbè, prendiamo tutto, tanto chi se ne frega. Tutti i cimeli di battaglia sono. GG, grazie Xansus. Sono molto fiero del mio William. Grazie The Master. Vi renderò orgogliosi dei miei stando, dei due doggy. Che non li ho neanche usati. Ma la barba di Gemon. Di Jigen, scusate. Aspetta un attimo, Xansus. Ma dove siamo? Sì che sono americano, quindi... Americano. Inglese, quindi il tè è un'usanza anche da me, però... sono passate le 5. Però mi manca Londra. Kawaii. Non è avvelenato, vero?
Perché questo zoom drammatico su William senza... lo sapevo. Sono confuso. Oddio. Cos'è, un altro boss? È un ragno gigante anche lui? Così confuso da colpirsi da solo? Ma come fai a crescere dei baffi che vanno così? Hanno una fisica tutta loro, i baff. Posseduto da Itokuri! Ah, quindi abbiamo ottenuto uno spirito di un altro ragno. Che schifo. Mai, mai nella vita lo userò. No, era la faccia di William quando ha bevuto, sì. Beve. Probabilmente era al gusto wasabi. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Vi è piaciuto il mio urlo da battaglia? Stando power? Castello di Nidoranio. Sì. Allora. Tori Mototada. Che è diverso da chi ci ha dato la missione. Me lo ricordo perché era vestito di rosso, era fighissimo. Se il maestro Naomasa ti riconosce, io non sarò da meno. Lord Ieyasu ha lasciato Edo per portare avanti la sua campagna di distruzione di Uesugi. Dovrebbe essere nei pressi di Kyoto proprio ora. Ti consiglio di partire e incontrarlo lì. Hanzo, mi perdonerai se scelgo di non accompagnare il Sir Engine. Il mio cuore non reggerebbe. Come si suol dire, chi è intelligente evita il pericolo. È stata aggiunta in una modalità PvP online. Ma mai? Perché dovrei volermi così male dal PvP addirittura? L'abilità casa da te nascosta è stata sbloccata? Ti sblocca... Ah, The Must ci illumina. Ti sblocca i clan il tizio. Adesso puoi scegliere un clan che ti dà un bonus passivo. Ah, subito. Casa da te nascosta, vediamo. Ciao, Jigen. sempre bello vedere un cliente. Questa sala da te è il mio orgoglio e la mia gioia. Un luogo che sta a cavallo tra il nostro regno e l'altro mondo. Ma sospetto che tu l'abbia già capito. Che è la Velvet Room... Chi cazzo mi chiama? Pronto? Pronto, salve, parlo con il signor Franco? Sì, sono io. Sì, salve, abbiamo parlato ieri, si ricorda? Con l'ufficio commerciale della Wind. Ah, sì, ho parlato a casa. Non se ne fa niente, purtroppo. Vabbè, la ringrazio. A lei, salve. Forse avevo inventato la scusa a questo qua che dovevo parlare. Ah, sì, è vero! A questo qua avevo detto ieri in un momento di squilibrio mentale. La prima scusa che mi è venuta in mente è stata... Sì, praticamente voleva vendermi il fatto che io ho il cellulare che ha la scheda Wind. Voleva dirmi la portabilità a casa. Noi a casa invece abbiamo Team. Allora io gli ho detto... no, veramente... sì... Mi sono inventato. Siamo bloccati per 3 anni minimo. Non possiamo cambiare gestore. Che è la scusa classica che dico sempre a quando mi chiamano. Allora mi fa: no, no, ma con noi non c'è bisogno. Non c'è bisogno perché lo possiamo fare senza nessun tipo di... Vabbè, si è inventato pure lui, secondo me, qualche puttanata. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente dopo il piano A che è andato in fumo, il piano B è stato... Sì, ma io sono minorenne, devo chiedere ai miei genitori, mi chiami domani. Fine. E questo mi ha chiamato veramente. Vabbè. Quindi ne dovevo parlare con i miei genitori. Vabbè. Da Napoli con furore mi volevano far passare a Wind. Rip, signor Franco. Vabbè, e dopo questa piccola parentesi... Sì, io sono minorenne, dovevo chiedere a mamma e papà
se volevamo passare a Wind a casa. Anche se la voce non è proprio da minorenne, però vabbè, chi se ne frega. Mi sento tanto, ma tanto vecchia dopo questo. E beh, io taglio corto, non mi interessa. No, vabbè, ma io ho rispetto del lavoro altrui. Però se io già ti metto un muro davanti e ti dico siamo bloccati per 8 anni e tu insisti, un pochino ti odio, lo sai, dall'altra parte del telefono. Ma vabbè. Sento dire che hai iniziato a giocare al guerriero. Grazie, Jigen. Ma un guerriero non combatte per se stesso, i suoi sforzi sono dedicati al bene del proprio clan. Forse è tempo che anche tu ti unisca a uno di essi. Ora guarda dentro la mia Teiera Hiragumo. Ah, c'è il Giappone dentro la teiera dell'amico. Ah, e questi sono i vari clan che ci danno i bonus di cui parlava The Must. Ma io non ho idea di quale possa essere meglio. Membri. Ah, questo è il numero di membri che sta nel clan. Vabbè. Automod, perché non mi consenti il commento di Jack? Lo consento io. Ho permesso il termine cazzi. Va bene? Ma un albero di Natale per barba, questo. E le palline. Vabbè, niente. E le stelle. E i marò. Che fine hanno fatto i marò? A parte gli scherzi. Stanno ancora in India? Oh, Madonna, che brutta. No, 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 no. Proprio no. No, 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 Xanxus. Il clan Uchiha? E credo non ci sia il clan Uchiha qua, Xanxus. Perché sono clan dei signori feudali dell'epoca, vedo Ishida, Otani, Maeda, Mori, che abbiamo già visto, Kuroda, Tachibana, Kikawa, Saika, Date. Ma c'è anche il clan di Masamune, Date. Ah. Durata armi viventi e tempo di utilizzo armi viventi. Questi potrebbero essere utili, però vedo che ricompensa speciali dona doppia katana, non so che cosa. The Must, dammi una mano per favore. Cosa voglio mettere? Però l'avresti scelto, vero Vale? Sì, sicuramente Xanx. Gli Uchiha mi piacciono. Ho detto gli Uchiha come il fatto dello Sharingan e tutto ciò che è collegato alle divinità giapponesi come abilità dello Sharingan. Sasuke Emo un po' meno, mi piace il suo stile di combattimento, ma Sasuke Emo non tanto. Danno, Fuma, Furuta, Murakami. Buonasera, Asso Nero. Clan Ishida? Puoi cambiare volendo, solo che devi aspettare tipo un giorno per poterti riunire a un altro clan. Vabbè, figurati, io ci gioco una volta a settimana. E io mi fido di Asso Nero, clan Ishida. Poi si scopre che anche lui fa parte del clan Ishida e ha fatto propaganda. Eccolo qua. Quindi nessun consumo di ki. Fine utilizzo arma vivente. Aumento attacco armi viventi. Che non è male, effettivamente. Che vergogna, ma fa bene. Dona armatura cavalleria. Le ricompense speciali non so cosa siano. Vale non si fida degli amici? Non è possibile cambiare alleanze in modalità offline. I clan nei quali si giura alleanza vengono gestiti a livello di account giocatore. Ma chi se ne frega? Andiamo. Giuriamo alleanza al clan Ishida, che mi danno più tempo per i doggy. Voglio saperne di più, ma anche no. Fai più danni quando hai l'arma vivente attiva. Sì, che non è male in effetti. C'era anche un altro clan che avevo visto che ci dava più tempo con l'arma vivente attiva e più danno con l'arma vivente attiva. Ma non mi ricordo che clan era. Forse Date. L'avevo visto perché mi ricordavo di Masamune. Eh sì, ma se ti shottano. No, se ti shottano l'arma vivente fai poco.
Vabbè, tanto abbiamo detto che possiamo cambiare, mal che vada. Ti do una dritta, dica Sonero, dica. Non abbi paura. E nel frattempo abbiamo sbloccato un paio di missioncine. Tipo, il Ranjatai sta scomparendo. Lo manderemo a chi l'ha visto. Madonna, questa era pessima proprio. Vale, avevi visto Sengoku Basara? No, non ho visto Sengoku Basara, ma so che il personaggio è esistito davvero. Date, Masamune. Più hai poca vita e più l'arma vivente scende piano. Veramente? Ma è strabiliante, ma è incredibile. Ma non lo sapevo questo. Vedi, allora faccio bene io che quando la vita scende il più possibile attivo l'arma vivente. Edmast. Solo che se mi sciottano non posso attivare l'arma vivente. Questo è il mio tallone d'Achille, però. Cade la neve. Questo non so che cosa sia. Si era un patato, aveva una benda sugli occhi. Sugli occhi, tutte e due. Come vedeva, scusa. E sì, me lo rischio. Ma dai, io vivo la vita un quarto di miglio alla volta. Che non ha nessun senso. Ma è bello da dire. E guarda che bello che è il nostro Jigen qua. Il Ranjatai è l'arbusto per incenso più superbamente profumato della terra. E pare che un pezzetto sia stato trovato in un cimitero senza motivo apparente. Lo stesso legno dal quale anche Nobunaga ha voluto un pezzo. Come vuoi sentirne il profumo, anche solo una volta? Lo stesso vale per te sicuramente. Beh, che stai aspettando? Smettila di startene lì impalato, vai a prenderlo! Sì, però stai calmo. Sull'occhio, pardon. Mi sembrava strano che uno con entrambi gli occhi fasciati poteva comunque vedere la roba. E consiglio, sblocca le magie. Bradipo e debolezza, il talismano cambio rapido. Che credo che potrò fare? Perché proprio ultimamente, a Sonero, io stavo pensando di andare... Stavo pensando di andare un po' avanti con le magie Omnio, perché ho visto che sono abbastanza forti e io sono, come dire, poco pratico di questi tipi di giochi. Quindi... No. Scherzavo, non c'era bisogno che andavo qua. Sono stati sbloccati dei titoli di battaglia. Grazie, ma non mi interessa. Allora, tra le magie Omnio... Logorante, debolezza. Debolezza ce l'ho già, ma non al livello 3, perché devo fare ancora una missione a me sconosciuta. Bradipo mi pare che l'avevo visto. Eccolo qua. Però anche Bradipo purtroppo devo fare una missione che non conosco, perché poi c'è purificazione. Non più di tanto. E poi talismano cambio rapido. Talismano cambio rapido dov'è? Scherma fuoco, proiettile geyser. Scherma acqua, scherma vento, scherma fulmine. Talismano onda d'urto, acqua spirituale. Panacea rapida. Forse è questo? No. Devi fare le missioni del dojo per sbloccarle? Cambio rapido e jutsu. Ah, è jutsu. Ecco. Sì, infatti avevo fatto... nella scorsa live, mi pare, avevo fatto due delle tre per passare al livello successivo, che poi richiedevano il livello 10 per ciascuna statistica principale, diciamo, per le varie scuole. Non essere poco pratici non ti dice proprio niente il gioco per aiutare, o lo capisci da solo o ciao. Che è sbagliato, secondo me, soprattutto per un gioco del genere che è incredibilmente punitivo. Aveva perso l'occhio per via di una malattia. Oh, che peccato, Jack. Mi spiace per Masamune. Allora, cambio rapido. Cambio rapido. È giusto per... giusto per vedere un po'...
dove sta, perché sicuramente è di livello troppo alto per me. Cambio rapido. Intoccabile. Pergamena proiettile. Very good game. Say 6D. If you like Souls-like games, yes. And maybe if you like the Japanese Edo period. Uomo sacro, uomo di medicina. Sorry for my bad English, anyway. Il cambio rapido praticamente non ti fa morire. In che senso? Com'è possibile che è così OP? E com'è possibile che non lo trovo? Kunai. Illuminazione. No, scusa, ma sono stupido io? Ma solo una volta? Una volta a missione, voglio sperare, non una volta a gioco. C'è una tantum. Muori e resusciti subito? Però. Thank man, you're welcome. Allora. Capacità ninjutsu. No, no, un utilizzo. Ah, non ne hai tre? No, scusami, assonero, non sto capendo. Pillola potenza potrei fare. No. Non posso. Uomo sacro, uomo di medicina. Passo felino. A cambio rapido, eccoci qua. Ti permette di preparare una pergamena a cambio rapido. Consentono di sopravvivere all'attacco di un nemico che altrimenti ridurrebbe i tuoi punti vita a zero. Quindi come funziona, asso nero? Io prima devo attivare la jutsu e poi posso farmi colpire? O si attiva automaticamente? Tanto avevo 11 punti di jutsu. Ok, grazie, The Must. Quindi adesso possiamo tornare a pregare. Hai tre pergamene cambio rapido, le puoi utilizzare come vuoi e si ricaricano al santuario. Beh, devo dire. Potrebbe essere utile. Cambio rapido. Yes. Qua c'ho una serie di cose. Scusa, debolezza 1 e debolezza 2. A sto punto mi tengo debolezza 2. È inutile che c'ho l'1. E mettiamoci anche talismano bradipo. Solo che adesso... Come sistemo? Ah, scelta rapida, ecco. Allora, quello debolezza... Lo mettiamo qua. Ah, me l'ha già messo? Benissimo. Bradipo lo mettiamo qua. Ok. You are a good stream gamer. Thank you, 6D. Thank you very much. La debolezza abbassa le difese del nemico. Bradipo rallenta il nemico. Se tra quello e la pillola di potenza, diciamo che dovremmo esserci. Diciamo. Quindi, tu l'attivi, hanno un tempo. In questo tempo puoi morire e resusciti. Mi sembra giusto. Solo che non hai messo i ninjutsu? Come no? Sta qua. In basso sta il talismano bradipo. Poi cambio rapido. No, mi sa che cambio rapido. Sono stupido. Aspetta. Allora, bradipo è questo qua. Ok. Ah, cambio rapido è qua. Madonna, sono stupido. Scusatemi. Mettiamolo al posto degli aghi. Antiparalisi, che tanto non ce ne facciamo niente. Quindi ricordiamoci
anche quest'altra cosa di usare gli oggetti. Su via. Eh sì, buongiornissimo. Salve. Che fa? Non riesco a prenderlo in faccia. E mi sa che il corno però non si spacca. E invece sì. Forse. Abbigliamento ghiuscia. Ok. Prova la pergamena appena puoi. Quella del cambio, dici? O quella del bradipo? T'avevo visto a te. L'avevo visto a te. Tanto dura parecchio. Tu dici, The Must? Appena mi trovo il boss, allora gliela uso. Solo che... dove si trova il boss? Vedo un puntino viola che è qua. Però forse non è qua qua. È giù. Aspetta. Impalato da Mugina. Mi sa che Mugina era... era il tanuki dallo scroto gigante. No, invece no. Forse Mugina era quello che abbiamo fatto fuori prima. Ok. Quindi probabilmente per l'obiettivo dobbiamo fare il giro. Di solito ci fai tutta la missione con la pergamena attiva e se finisce vai al santuario e ricarichi. Ha senso. Ha senso, effettivamente. E tu credi di potermi prendere in giro così. Ma non hai fatto i conti con la mia spada. Il cambio rapido, una volta terminato, lo puoi ricaricare con le con la cassetta Shinobi, che mi pare sia un oggetto che troviamo a volte come drop. Qua c'è un altro punto viola. Cos'è che sono i punti viola? Sono nemici particolari? Oh, ce ne sono due. Volendo possiamo fargli il big trappolone. No, come non detto, dovremmo andare da quella parte, ma non possiamo. Per vedere se uno scrigno ha dentro il Mimic, devi vedere se di fianco ha tre barre dorate. Ah, questo non lo sapevo, grazie The Must. Hello. Che è successo? Dai. Ragazzi, usiamo i doggy. Piaciuto? Ok, vediamo che altro possiamo far fuori con i doggy. Gli shinobi. Che poi gli shinobi. Lo shinobi. Ok. Adesso torniamo qua. Se vuoi farlo uscire senza doverlo aprire, basta che gli fischi vicino con la emote. Quindi questo, per esempio, le tre bande ce l'ha ai... agli angoli. Sono queste le tre bande che dici? Tre barre dorate. Dovrebbe essere questo. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, l'emote. O no? Cambia modalità. Fischia. Fischia lo mettiamo al posto di deluso. Per ricaricare subito l'arma vivente senza uccidere i nemici, usa le pietre spirito. Quelle che mi danno a merita? Perché dovrei averne qualcuna. Sì. Dovrei averne qualcuna di pietra spirito.
No, non sono qua. Sì, quelle. Ah, ok. Pietra dello spirito. Yes. Usiamole tutte 31. Quindi adesso facciamo uscire il tanuki dallo scroto gigante. Ma salve! Ah, mi attacca subito? Oh, ho sbagliato? No, tanuki! Scusa, tanuki, non volevo! Addio! Che il tuo scroto enorme possa rimanere per sempre all'inferno. Ne bastava una sola? Ah, cacchio! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Pietra dello spirito piccola, ne abbiamo ritrovata una. Oh, no! Oh, no! Ma no, vabbè. Che succede? Che spavento! Che spavento incredibile! Cioè, l'obiettivo quindi era il tanuki? Ma veramente? Vabbè, troppo tardi direi. Vabbè. Ma non volevo prendere... Vabbè, niente. Niente, Jack, praticamente... Mi hanno riferito The Must e Assonero. Oh my god, cheat Joseph. Giusta. Mi hanno riferito che per ricaricare l'arma vivente, volendo, posso anche evitare di andare ad ammazzare i nemici ogni santa volta, perché ce ne vogliono 3-4 per ricaricarla, e usare le pietre spirito piccole, che vengono dati come reward a volte. Solo che io stupidamente le ho usate tutte 31, quelle che avevo da parte, quando ne bastava una sola. E vabbè, mi volete bene anche se sono poco intelligente, vero? Ora sai che le pietre spirito servono per ricaricare l'arma. Sì, grazie, Assonero. Io sapevo che servivano solo a guadagnare ramrita, però... Meglio. Genio, Vale. Grazie, Xans. Quindi questo è il Ranjatal. Vorrei dire di essere colpito, ma l'aspetto di un comunissimo pezzo di legno. Una frode, è evidente. Non è affatto quello che speravo. Tieni, puoi prenderlo come ricompensa. Falso pure no, potresti trovare un astuto acquirente disposto a comprartelo. Ah, hai capito. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai. Grazie, grazie. Ma sì, tanto si farmano volendo. Sì, perché una cosa che voi non sapete... è che io tra una live e l'altra, quando trovo un posto dove si farma bene e magari non devo stare lì a smadonnare per trovare i santuari, mi metto là un pochino e farmo per aumentare di livello. Non lo faccio troppo spesso, però ogni tanto lo faccio. Ora, livello successivo, io direi aumentiamoci ancora magia, che ci può fare solo bene. E cade la neve, la missione è perfetta per farmare pietre spirito. Vedi? Vedi? Non tutto il male viene per nuocere. Cade la neve, è qui ad aspettarci. E ci sono ben 8 Kodama, quindi è enorme sta mappa. Bene. Hattori Hanzo. Che strano vedere la neve che cade a giugno. Dobbiamo fare qualcosa prima che la capitale congeli del tutto. Il freddo proviene dal tempio Honno-ji. Si sussurra anche che all'interno dell'edificio riecheggi ogni notte l'urlo di una donna. Andrei a vedere di cosa si tratta, William? William, ho un nuovo follower che è un certo Judge Sam. Grazie mille, Judge Sam, nonostante ancora non sappia la vera utilità di followare qualcuno. Cade la neve. Altro consiglio. Che armatura hai intenzione di usare? Anzi, che arma hai intenzione di usare? Assonero, io mi sto trovando abbastanza bene con spada, katana singola e kusarigama.
Nonostante io avevo iniziato con la doppia katana invece di quella singola. Però vedo che la katana fa più danno rispetto alle doppie katane. Sul PSN perlomeno. Eh sì. Poi se lo volete mettere anche su Twitch e volete ogni tanto smadonnare insieme a me, non mi può che far piacere, ecco. Siete tutti benvenuti. Che si sappia, neanche la lingua riesce a tenerci distanti, perché io sono poliglotta e so anche l'inglese, io sono mezzo americano. Non è vero. Però l'inglese lo conosco bene. Nonostante non lo parlo benissimo, non lo parlo granché, perché non posso esercitarmi a parlarlo, però lo capisco bene. È Natale, non svegliarti più. Quindi questa è la mappa... C'è un Kodama? Proprio qua? Vabbè, impegnati un po' di più a nasconderti, però, Kodama. How Italians portano i Kodama a casa. Qui con arma a fuoco vai tranquillo. Arma a fuoco non ce l'ho, purtroppo. Arma a fuoco mi sa proprio che non ce l'ho. Purtroppo. Vediamo un po'. Una spada di fuoco ce l'ho? No. 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 Recupero. No. Acqua. No. Niente. Vento. Ma è un'ascia anche se fosse. Pugnatura. Spezzaguardia. Non ne ho neanche una che fa danno fuoco. Attenzione, abbiamo la doppia katana che fa fuoco. E io che dicevo che mi piaceva di più la spada singola. Però dai, schifo non ci fa la doppia katana. Se il danno fuoco è meglio. Allora, in prima run puoi giocare con qualsiasi arma, ma se hai intenzione di perseguire, katana e kusarigama non vanno bene, perché per potenziarle bisogna alzare statistiche diverse. Quando vai a vedere l'arma che usi, sotto ti dice la statistica che devi alzare per fare più danni. E sì, mi ricordo che la kusarigama usa destrezza e la katana usa cuore o corpo. Corpo o cuore? Mi sa più cuore. Speed, che cazzo. Lo vediamo un secondo. Effetto stato, schiva. Allora. Mi ricordo anche che quando salgo di livello mi dice qual è la statistica che alza di più punti l'arma. Però non credo di voler fare molto una volta che avremo finito la prima run. E questo che cos'è? Non lo so, ma prima preferisco far fuori questo scheletro di pattuglia. You'll never see it coming. E che vergogna. Asso non partire già con endgame. Deve ancora finire questa di run. Così gli complichi la vita. No vabbè, ma ha ragione, perché già io me ne ero reso conto. Solo che non so se farò una cosa endgame quando avrò finito Nio. L'entità che l'ha generata. Sì, anche perché facciamo zero, quindi. Che si collega, tra l'altro, con questo. Con questo filo invisibile. Di là. Quindi devo fare il giro, forse per scoprire qual è l'entità che ha fatto il ghiaccio. Sì, ma meglio pensarci dopo a queste cose. Adesso pensa a divertirti, tanto puoi sempre cambiare quando vuoi. Sì, che abbiamo anche l'oggetto The Mask che mi facesti comprare tu.
per rispecchiare completamente il personaggio, che non abbiamo ancora usato, ma che possiamo usare quando arriveremo a un buon punto, diciamo. Era solo per non fargli sprecare i punti in statistiche che poi non gli servono. No, vabbè, ha ragione The Master, Sonero. Cioè, io lo so bene che se voglio fare le cose come si deve, non è questo il modo. Solo che, siccome non ho ancora in mente una build vera e propria, non ho ancora in mente quali armi voglio usare fino alla fine, sto giocando tanto per divertirmi, come diceva The Master. Però apprezzo comunque molto il vostro aiuto, che siete più esperti di me, quindi chi meglio di voi può dirmi cosa fare, cosa non fare quando... Ehi, che cos'è sta roba? Ah, questo è il parry delle doppie lame, giusto? Che è un po' diverso da quello della katana normale. Quindi stiamo un po' attenti. Ma sì, tanto chi è che non sbaglia ad alzare le statistiche all'inizio? No, vabbè. Però, The Must, perdonami. Volendo... Cos'è stato? Vabbè. Volendo, posso continuare a usare la katana singola finché non arrivo al boss? Oppure mi conviene mantenermi le doppie katane col fuoco anche contro questi nemici minori? Perché ormai mi sono abituato alla katana singola e con le doppie vado un po' in difficoltà. Che fai? Tenti ancora di... Sì, non ho detto imperativo arma fuoco, è un suggerimento. Ah, ok. Ti ringrazio. No, perché io ovviamente... Aspetta, che cosa avevo prima? Avevo la Reikiri, mi pare, che è quella che fa più danno in assoluto per adesso. Reikiri, dove sei? Eccola là. Cioè, in realtà non è quella che fa più danno in assoluto. Ci sarebbe qualcosa tipo acqua. Però non so se acqua mi convenga più di tanto. 329... Sì, ci sarebbe solo l'altra katana acqua che fa più danno. Di katane, intendo. Acqua qui suca. Immaginavo. Sai com'è, ghiaccio. Io c'ho un personaggio che è fulmineo. E che potrebbe usare i doggy da un momento all'altro. Ovest. Cioè, ce l'ho tra l'equipaggiamento. Però anche prima ho usato sempre la Reikiri. Però volendo ce l'ho quella del guerriero dell'Ovest, che fa acqua e che quindi in questa mappa non mi aiuta più di tanto. Oppure usi il talismano di fuoco quando servono, intanto usi quella acqua. Tu dici? Potrebbe essere una soluzione. Anche se la Reikiri è la più figa fino ad ora. Oh, salve. Prego. Venghi, venghi, non abbi paura. William, stiamo rischiando, per favore. Non farmi fare brutte figure. Ok. Vediamo se ci sono Kodama nelle vicinanze. Sembra di no. Questo posto è abbastanza deserto. Il che mi inquieta. Mi inquieta un po'. Vediamo com'è morto questo poveraccio, così magari possiamo vedere cosa ci aspetta. Abbattuto da Onyudo.
Ah. Maledetto nudo. Curati. Va bene. Più avanti c'è qualcosa. Ehi. Lo vedo, Nekomata, lo vedo. Vabbè, prima di proseguire, vediamo se possiamo aprire questa porta. No, solo dall'altro lato. E vai. Attenzione a dove mettiamo i piedi, non si sa mai. Asso, piccola curiosità, hai finito a difficoltà massima? Ah... Oh oh! E là! Mi sa che avere l'arma che c'ha la cosa d'acqua non è il massimo. Non più! Oh, poverino, è rimasto bloccato? Oh, che peccato. Oh, che disdetta. Ah, cacchio, non riesco a colpirlo con la Kusarigama qua. Oh, sì che posso. Oh, che peccato. Oh, che disdetta. Forse abbiamo sbloccato il ghiaccio. Ho finito l'abisso. Immagino sia la modalità più difficile. Io ho fermato a Way of Neo, poi basta. Sì, perché so che praticamente l'endgame di Neo è di nuovo tutto il gioco a difficoltà più difficile. Cioè, di nuovo tutto il gioco. Delle sfide a difficoltà più difficile, praticamente. E vi dirò, non è che la cosa mi entusiasmi granché. Ah no, là c'è altro ghiaccio incredibile. Ci ho messo un po' però. Immagino Asso Nero. Immagino. Il tipo di gioco è così. Premia la pazienza e la calma. Due doti che non mi appartengono più di tanto. Sono curioso però. Se... sì, paura. Dicevo, sono curioso di sapere se adesso si è sbloccato il coso col ghiaccio. Possiamo provare a dare un'occhiata. Ma tu hai il grande potere degli scleri? Ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità, Xanxus. Poi solo adesso sto iniziando ad imparare l'importanza di cambiare stance in base ai nemici che affrontiamo. L'abisso sono 999 piani. Ogni piano un boss. Ogni 10 piani doppio boss. Dio santissimo, no. Non lo farò mai. Non lo farò mai. Per la mia sanità mentale. La mia sanità vale molto di più. Mi dispiace, ragazzi, ma... no. Cioè, no. Proprio no. Anche se manca quello delle bestemmie di noi veneti... beh. Se si parla di bestemmie, berserk... è ovvio. Ah, no. Però... il calcio è bello quando arriva. No, comunque no. Forse è il boss ancora più avanti che
ci farà sbloccare questi punti. Sì, da dove sei arrivato? Scusa, è possibile che prima non t'ho visto? Puoi farti aiutare da un collaboratore, però in quel caso i boss diventano tre. Madonna santa. Madonna sa, cioè... Gli incubi peggiori solo qua su Nio. Solo su Nio. No, cioè non fa per me. Che poi in realtà questo tipo di giochi Souls-like a me non piacciono, perché il try and error non è un, come dire, è un concetto che a me non ha mai attirato. L'unica cosa che mi ha portato, anzi le uniche due cose che mi hanno portato a prendere in mano Nio sono stati l'offerta a 20 euro di Nio e l'offerta di provare questo tipo di giochi, però con l'ambientazione giapponese, che a me piace un sacco. E devo dire che fino ad ora mi sto più o meno divertendo, dai. A parte qualche piccolo incidente di percorso, chiamiamolo così, per il resto sta procedendo abbastanza bene, con il vostro aiuto, per il quale io non smetterò di ringraziarvi. Di qua, dall'altro lato. Sempre dall'altro lato. Per poter procedere oltre il 30 piano devi fare... No, devi finire il gioco alla Way of the Nio, ovvero difficoltà massima. No, ragazzi, non mi è possibile. Quelle sfide mi ricordano il palazzo di sangue di Devil May Cry 3, eh? Sì. Anche quello del 4. Dio mio, no! Mi sa che l'ho schivato non so come. Aia! Vabbè, però se passi davanti al tuo amico e mi riesci a colpire, non vale. Non vale, ti dico. Meno male che quelli con l'arco non si avvicinano. Allora? Tutto qui quello che sai fare? Questo non me l'aspettavo. Non so che cosa sia attivato. Ogni tanto vedo dei bonus che arrivano così random. Se servisse aiuto, sai che puoi evocarmi quando vuoi. Io sono sempre pronto ad aiutare, ricordalo. Oh, grazie, The Master. Troppo buono. Se dovessi arrivare veramente ad un momento in cui non riesco in nessun modo da solo a battere un determinato boss, sappi che approfitterò come un ladro di questa tua offerta. Allora, abbiamo preso un arco lungo che è migliore del nostro. Yes. Qui c'è un altro pe... Che spavento. Dicevo, qui c'è un altro pezzo di ghiaccio. E sono tutti collegati ad un bot. Le farfalline? Oh, che carine. Siete nemici, vero? Immaginavo. Sì, però. Elegante corpo di scena quanto vuoi, ma... Ma anche no. Da dove si sono generate queste farfalline? Ah, adesso facciamo un po' di danno. Pietra spirito piccola, grande, abbiamo trovato il finimondo. Adesso rompi il ghiaccio. Letteralmente. Allora, sembra essere solo questo yokai. Fa vedere il ragno vale, poi lo lasci. Vabbè, adesso siamo distanti dal santuario Xanxus. Poi lo cambio un attimo.
così almeno ve lo faccio vedere. Non riesco a prendergli il corno. Sì, però. Para pa pam 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 pam. Para pa pam 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 pam. Para pa para pa 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 para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Continua a schivarvi come se non ci fosse un domani. Cioè, non riesco a prendergli le corna lunghe e ramificate. Però quando gliele prendo fa male. Il ghiaccio qui ti droppa casualmente delle pietre spirito e a volte ne dà tante. Ci sto. Mitsuhide. Attenzione, ci sono dei retroscena interessanti. Oh, ehi là. Fai la combo alta? Eh sì, ho paura di sbilanciarmi troppo. Però ci provo, The Master. Adesso ci provo. Forse col quadrato, però. Col triangolo fa solo quella mossa e non conviene. Bravo. Oddio mio. Quanto dolore. Sì, hai ragione tu, The Master. Conviene fare la combo alta col quadrato. Perché fa più colpi in successione. Quadrato triangolo. Quadrato triangolo cos'è? Ah, quella che poi fa pum pum. Sì, mi ricordo. Ok. Ok, ok. Quindi se noi adesso... Questo da chi è... da Yoki è stato abbattuto. Va bene. Non so esattamente dove stiamo andando, perché non ci sono neanche punti di interesse sulla mappa a questo giro. Che cos'è? Mi sa tanto di... del personaggio del folklore dal quale ha preso ispirazione coso... Froslass. Come si chiama? La Yukionna, che è praticamente una donna, ha le fattezze di una donna, ma è uno spirito yokai che è morto assiderato e che quindi vuole fare lo stesso ai viandanti che trova in giro. Ah no, forse l'abbiamo... No, questo l'abbiamo già visto. Aia, però fai male, bastarda. Ti paralizzo tutta. Torna in cucina, donna. Scusate, non volevo essere sessista. E nel frattempo sono finiti i doggy. Tristezza. Ti rallenta se ti colpisce con i suoi attacchi, attento. Effettivamente devo stare molto attento. Sì, però una cosa che non digerisco di Nio è questa storia della mappa. Cioè, la mappa... è inesistente, completamente inesistente. Anche in Shin Megami Tensei è davvero bella. Ah. Comunque questa non credo fosse veramente una Yukionna, perché l'avevamo già trovata da qualche parte come spirito. Però somiglia. Indovino il boss e la Yukionna come boss? Potrebbe, a questo punto potrebbe. E io sono troppo selvaggio. Distruggo tutto sul mio cammino. La mappa te la fai tu, impari dove passi e poi ti devi ricordare ogni cosa. Aia, perché voglio fare i parry? Perché? Che non sono capace. Ogni volta voglio fare i parry, voglio fare il figo, ma è meglio che mi sto fermo buono. Perché mi colpiscono. Il tempismo deve essere perfetto per fare i parry. Aspetta, ho visto qualche altra cosa qua.
Ah, è uno di quegli yoki con le stalattiti addosso. Ok. Prepariamoci per il momento. You never see it coming, allora. Eh no, non riusciamo a pigliarlo. Dio! Brando. Eh sì. Hai finito? Hai finito, ti dico. Ecco. Basta. Basta con queste cose. Aia, Dio! Ah, sono stupido, perché non mi paro? Perché? Ma dov'è che stavo? Mi ricordo che ho aperto un passaggio. Ho aperto un passaggio dove c'era la possibilità di cambiare percorso. Quindi qua? No, merda, dov'è che l'avevo aperto? Merda. Dove l'avevo aperto il passaggio? Oh, cazzo. Che spavento ogni volta. Aspetta, forse di qua? Forse sì. Forse sì. Ah, sì, 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 sì. Forse ci siamo. Scusate, non volevo. Non volevo, non volevo, non volevo. Tu stai buono là. Ah sì, questo era lo yoki che ho fatto. Ok, ho fatto il giro praticamente. Va bene. Ho rischiato. Ho rischiato. Stanza alta diventa inutile appena rompi le corna. Sì, infatti. Ok, sì, questa è la strada. Ah, mi ero dimenticato che avevo anche questa. Devo farlo quando sono più sicuro che non mi possa fare attacchi a sorpresa. Dai, dai, dai. Ok, uno, due, no, il secondo non me l'ha fatto. Uno, due. Bom bom! Sei paralizzato, Yoki? Sei paralizzato? Oh, che peccato. Oh, che disdetta. Allora, mi pare che non siamo venuti da questa parte, perché di là c'è uno spazio. Spiritello. Ci sentiamo fortunati? Lo vogliamo fare anche. Anche se non abbiamo i doggy con noi? Oh oh, cos'è stato? Ah, è uno di quei cosi piccolini. Muori male! Yes. Yes. Lo rallenti, non lo paralizzi. Sì, sì, in realtà lo so. È solo che ho usato il termine sbagliato. Paralizzare non è giusto. Eppure sei caduto. Oh no, doggy! Ho bisogno di voi. Puoi passare qua? Mi sa di sì.
Voilà. È stato più facile di quanto credessi, eh. In realtà c'è pure quello di status. E sì, che è quello che mi hanno inferto qualche volta dei boss. Ora non mi ricordo esattamente quando. Mi sa il secondo boss. Do bandito. Signore della guerra occidentale. Qua c'è un Kodama? Eccolo là. Guardalo. E via. Parecchio utile nei PvP o contro i nemici umani? Immagino. Praticamente spezzi le gambe all'avversario, quindi... meglio di così. Ok, torniamo sui nostri passi. Oh, si è respawnata pure lei. Oh, merda. Ma è questa la strada giusta? Come l'impressione che non è questa la strada giusta? Ecco fatto. Se non vuoi perdere i cani, usa le candele. Sì, però mi dà metà della merita che avevo. Che spavento. Non usare torcere un capello al mio amico Kodama. Ammesso che ne abbia capelli, l'amico Kodama. Vai Kodama, vai a casa. Dicevo, mi sa che se uso la candela però riprendo lo spirito, ma con metà degli amrita che avevo accumulato prima. E un po' mi sento di andare di friggere. Per usare un francesismo. Ok, forse ci siamo. No, la candela ti ridà lo spirito ovunque esso sia. Ovunque. Ah. Aspetta, io però mi pare che ci siamo. Cioè, erano qua da qualche parte. Se non erano qua, erano là sopra. E mi ricordo che... sono voluto scendere da qualche parte. E sono morto come uno stupido. Classico Vale. Con tutte le amrita. Comunque sì, sei vicino. Sì. E per questo io ho un problemino. Ah, mi sa che erano qua dentro. Eccoli, li vedo dalla fessura. Aspettate, miei doggy, arrivo! Quanta drammaticità. Bruto! Non potrai tenermi lontano dai miei doggy! Voilà. Non so come sono morto la prima volta. Dicevo, io ho un problema, The Master. E questo problema è che non voglio sprecare gli oggetti consumabili. Che è un problema mio, me ne rendo conto. E che nessun giocatore dovrebbe mai avere se ci tiene alla propria vita. Ed è difficile a morire questa abitudine. È difficilissima a morire. Comunque, mi pare che siamo verso la fine, perché siamo tornati indietro nella mappa e abbiamo esplorato, si può dire, tutto. No? Forse di qua c'è qualcosa? No, di qua è dove siamo arrivati? Sì, più o meno. Là c'è lo spiritello, le farfalline. Aspetta prima di scendere. Le farfalle. Eh sì, le ho viste. Tranquillo.
Ma è normale che sono così facili da battere le farfalle? Guarda la gente di livello 60, madonna. A proposito, ma io a che livello sono, tanto per sapere? Minchia, anch'io sono livello 60? Non l'avrei mai detto. Se no dovevi farti tutta la strada? No, mi ricordo. Quindi, tecnicamente, adesso, avendo abbattuto le farfalle, dovremmo poter abbattere il pezzo di ghiaccio che sta più avanti. Ma prima... forse ci conviene fare un salto al santuario e cambiare la merita che abbiamo guadagnato. Cosa vuoi tu? Bom! Ezio Auditore! Che non si sa mai, magari moriamo malissimo e perdiamo tutta la merita. Ok, quindi... così respawnano i nemici, non so se ti conviene. Mi conviene perché abbiamo aperto un nuovo passaggio. Cioè il ghiaccio adesso lo possiamo distruggere per aprire un nuovo passaggio. Quindi comunque sì, avremmo trovato dei nemici nuovi. Sì, ma di solito ci si arriva ai livelli più alti, tipo 75 o più. Ho capito. Quindi sono stupido io che non ho livellato abbastanza. Possibile. Allora, dicevo, quindi se mi ricordo, c'era la destrezza che aumenta... no, la destrezza mi pareva aumentasse di più le armi, tipo la Kusarigama. Vabbè, niente. Ecco qua, il cuore aumenta la katana singola, il corpo aumenta la Kusarigama. Vabbè, per adesso aumentiamo magia omnio. E andiamo sul sicuro. No, si chiama farming, o aiutare persone fino allo sfinimento. Sì. Io non ho tanto il tempo a disposizione per fare farming. Però lo vorrei fare. Per trovarmi meglio quando poi faccio le live. Guarda come ti perro. Ti perro tutto! Il Perry non perdona. Il Perry non perdona. Pietra dello spirito. Pietra dello spirito. Beh, dai. Qualcosina l'abbiamo ricevuta. Prima di continuare, però, io mi domando. Siccome il boss che troveremo sicuro è un boss di ghiaccio, perché questo mi aspetto, forse ci conviene cambiare lo spirito con il doggo di fuoco? Secondo me sì, anche se mi piange il cuore a dover lasciare i due doggi di fulmine. Però il doggo di fuoco forse si rivelerà essere molto più facile con il boss. Visto che noi siamo di livello 60, Quadmast ci ha detto che al 75 più o meno ci arrivi. Guarda, prima c'era un trucchetto su questa mappa, adesso non credo si possa più fare. Ah no? Oh... che peccato. Qualche exploit? Cosa c'è qua dentro? Hello? Oh. Pure alle spalle però non vale. Alle spalle non vale, e lo sapete. Dio. No. Non posso morire qua. Non posso morire qua. Ok. Ti permetteva di fare ammerita facili per livellare facilmente? Ma guarda. A meno che non hanno messo delle patch, credo che si possa fare. Ok, di là sicuro c'è il boss, quindi approfittiamone. Che cosa sono questi? Passi? No, sono rocce. E là?
Stai aspettando qualcuno? Bravo, Vale. Bravissimo. Ah, già che posso usare la pergamena? Dove? 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 Vabbè, addirittura. Da là in alto? Cosa bisogna fare per non essere preso e buscare una freccia nel ginocchio? Ok. Vale, direi di curarti. Gnam. Cosa c'è qua? Oh mio Dio, c'è un po' di roba. Un po' di roba brutta, tra l'altro. E non credo mi convenga andare là. Ma dovrò andarci per forza di cose. Ok, da che parte devo scendere però? E qua sopra c'è il finimondo. The finimundus. Ah, ecco dove si scende. E la Yoki. Dai, però. La uso. No! La uso. E forse. Forse l'ho usata. Sì, l'ho usata. Eccoci qua. Bada bom. Addio, però. E basta. E basta. Guarda, Vale, posso vedere se ancora si può fare? Ti faccio sapere. Se puoi, The Must, mi farebbe... Mi faresti un favore. Perché sarebbe un modo come un altro per me, che non ho tanto tempo a disposizione per potervi dare live di qualità. Così almeno se sono di un buon livello posso provare ad avere le carte in regola per proseguire. Perché diversamente è difficile. Oh, finalmente abbiamo aperto una shortcut. Quindi io direi che è il caso di andare a pregare al santuario più vicino, e cioè qua. Però ti serve l'aiuto di qualcuno e di rifare la missione più volte. Ah, questo a Vale non piace. Non piace, però se questo è il prezzo da pagare, possiamo provarci. Vieni qua, bel ragazzone, vieni qua. Vieni qua. Dai. Fanculo, arciere di merda. Non ci credo. Mi ha preso di un millimetro. Proprio
qua, sulla punta del naso, ma preso e sono morto. Se uno a livello alto ci mette 3 secondi... Ah, vabbè, sì, sicuramente. Se mi faccio aiutare da qualcuno che è di un livello schifosamente più alto, sì. Ok. Ma dai, ma perché? Damn! Sto iniziando a perdere colpi e direi che dopo 3 ore e 12 è anche fisiologica come cosa. Quindi quasi quasi direi, proviamo, dopo esserci sbarazzati di questi due, ad andare a destra, vediamo che succede, e poi potremo... Dai, vieni più qua! Vieni più qua! Cioè abbiamo tutto un parchetto da usare per giocare. No, dobbiamo stare nell'angolino. Ma vaffanculo! How good this game is worth price if you like souls like Dark Souls, Bloodborne, then yes. Even if you like Edo period Japanese, Japan, samurai, those kind of things. Xaries. Ok, allora, come vi stavo dicendo, vediamo che succede qua. Vedo due morti. Ah, qua, anche qua c'è il ghiaccio. Attenzione, plot twist. Andate, doggy. Liberate la vostra furia, doggy. Così però è troppo facile. Oh, qualcosa si è svegliato. Qualcosa si è svegliato. Ma dai, ma da sopra? Ciao essere brutto. Sempre colpa degli esseri brutti. Ok. Abbiamo aperto un altro passaggio. E direi di mangiare, effettivamente. Di qua dove si va? In un posto brutto! Dai. Oh. GG. Ah, qua siamo verso l'interno. È vero che avevamo visto questa sorta di giardino. Però forse non mi conviene addentrarmi da questa parte. Forse. Oh no. Là c'è uno di quei giganti. C'è uno di quei giganti e forse mi conviene ricaricare i doggy.
senza sprecare pietre dello spirito. Quindi se posso facciamo fuori qualche morto minore. Vieni, vieni. Oh, anche qua possiamo andare. Oh, salve. Salve anche a lei. Non avevo intenzione di disturbare. Certo che, e pensare che gli yoki erano dei nemici fortissimi per me all'inizio. Adesso invece, bene o male... Ok, credo funzioni ancora, nel dubbio ci provo. Ok, va bene, the must. Ah, ecco, però là c'è ancora del ghiaccio che non possiamo distruggere. Perché ha una strana aura tutta attorno. Là c'è ancora il gigante. E a noi ci manca veramente poco per i doggy. Ok, vediamo che possiamo fare da questa parte. Qua dentro c'è qualcosa che mi può interessare? Che spavento! Ha un'aura potentissima! Ah, forse qua ci apriamo un'altra via. Esatto. Ci siamo aperti un'altra via. Vai così. Vai così. Nobunaga-sama! Qua che sta? Ah, c'è un'altra di quelle amiche. Spero che tu sia da sola. Oh no, c'è uno yoki là. Vediamo se riusciamo ad attirare solo uno dei due. Ok, lo yoki non sembra avercela con noi. Ok, ok. Va bene. Che cos'è? Ah, li lanci proprio i cosi di pezza? Ma brava. Ah. Ok, pensiamo allo yoki. Che fai? Fa la finta? Sì, sì, funziona ancora, sarebbe da provare in due per la verifica ufficiale. Magari possiamo provarci la prossima volta, perché adesso, ragazzi, veramente... il tempo di terminare qua la mia fase esplorativa, come la vogliamo chiamare, e credo che sarà la fine di questa live. Vedi? Qua abbiamo anche un altro cancello che possiamo sbloccare. Pietra dell'anima. Vai. In pratica c'è uno scrigno che ti dà la pietra spirito da 20k per 2. Ogni volta che lo apri. Un po' broken come cosa. Ma la rispetto.
Ma dove siamo? Qua c'è del ghiaccio che ancora non possiamo abbattere. E qua? Ah, qua sopra c'è qualcosa. Ragazzi, vi saluto, vado a mangiare. Ok, Berserk. Grazie per essere stato con noi, alla prossima. Allora, di qua abbiamo già visto tutto. Ah no, c'è lo scrigno. Oh, ok. Allora, questo ha le tre bande, quindi sappiamo essere un simpatico tanuki. L'unico problema è che bisogna rifare la missione. Comunque lui ha appena aperto lo scrigno. Ah, era quello là, ok. Allora, tanuki, fischia. No. Ok, meno male che non ci attacca. È bellissimo. Contento? Che cosa ci ha lasciato? Medicina Shingoku. E scatola di medicinali, va. Grazie, Tanuki. Possa il tuo scroto essere con tutti noi. Questa mi è uscita un po' male. E mi sono perso. Che bella sta cosa, sì. Molto bella. Ho idea di essermi perso. Ah, no. Bugia, perché di qua avevamo qualcosa che possiamo rompere. No, bugia. Abbiamo fatto il giro di nuovo di qua. Vabbè, facciamo fuori qualsiasi cosa sia qua, stavo per dire. Suona malissimo, Vale, ti prego non dirla mai più. E vabbè, solo lo faccio per voi. Tra l'altro, forse possiamo capire bene o male dove recarci seguendo questa linea. Ah, ecco. Come avrà mai potuto? Mi domando. Oh signore. Quindi qua c'è il boss. Devo dedurre. Fallo per la scienza, Vale. Devo dedurre che di là c'è il boss. Quindi ci conviene lasciarlo per la prossima volta. Non ho abbastanza fegato per farmi due boss di seguito, temo. Forse qua c'è un Kodama. L'avevo visto sulla minimap. Forse. No, dai! Volete proprio? Volete proprio? Mi volete così male? Neanche se mangio il merluzzo? Jeff the Man? Oh no, I don't speak this language. I'm sorry. This is a Italian live stream. But thank you for standing by. um,
Non lo so, ragazzi, io preferirei lasciare tutto ad una prossima live. Quantomeno ci dobbiamo cambiare lo spirito. Quantomeno. Perché sappiamo che il fuoco ci è un po' più utile contro il ghiaccio. Quindi. Io direi che possiamo terminare questa live. Grazie a tutti per essere passati. Noi ci rivediamo dopodomani qua su Twitch con The Witcher 3 Wild Hunt. E ringrazio tutti, ma in particolar modo gli ultimi rimasti. Ovvero, mamma mia, quanta gente. Bloody Roses, 6D4D, Asso Nero, Banana Nannen, Commander Root, Jack Zolla, Jeff the Mem, Positivity Bot, complimenti per il nickname, Scott Ma, Skin is Yours, The Must, Umptofen e Xanxus. Bye bye, grazie mille a tutti ragazzi, ci rivediamo con Nio venerdì prossimo se avete piacere, siete tutti benvenuti come sapete. Alla prossima. Ah, e ovviamente grazie ad Asso e ad Must per avermi fatto da ciceroni durante tutta la live.